noi oggi, in questo evento da noi fortemente voluto. Così va bene? Emilia Vite Scosse, questo è il nome che ci identifica. Anche dopo 6 anni dall'evento sismico, le nostre vite sono ancora scosse e aggiungeremmo anche confuse. Da qui l'esigenza oggi di trovarci cercando di fare un po' di chiarezza e di toglierci quei dubbi e porre domande, insomma, a chi oggi relazionerà. Voglio parlarvi un po' di noi. Costituitosi il 7 giugno 2014, il Comitato Emilia Vite Scosse vede coinvolti parenti ed amici delle 29 persone che persero la vita a causa del terremoto avvenuto in Emilia Romagna il 20 e il 29 maggio 2012. Uniti per ricordare, uniti per supportarci, uniti per far sì che nessuno più debba piangere vittime a causa di calamità naturali, quindi non solo terremoto, ma anche alluvioni e trombe d'aria, proprio perché stiamo scoprendo che l'Italia è un territorio fortemente vulnerabile. Gli obiettivi che ci siamo prefissati di raggiungere sono ambiziosi, ma non impossibili. Riteniamo di primaria importanza che debba essere istituito un ente dedicato ai parenti delle vittime, che si faccia carico di rispondere a domande e dubbi, fornisca informazioni in merito ad esenzioni, sussidi, insomma, faccia sì che la persona colpita dal lutto non si senta abbandonata dalle istituzioni. È molto importante, soprattutto in un contesto di dolore e di disperazione, avere qualcuno che ti indirizzi dal punto di vista burocratico e che ti dia risposte certe e fondate, che sia applicata la normativa secondo la quale venga assistito, assicurato il lavoro al coniuge che ha perso il marito o la moglie. Si garantisca a tutti i lavoratori la sicurezza che meritano, capannoni, uffici, luoghi pubblici devono essere sicuri. Vorremmo che la Regione Emilia-Romagna, così sensibile a questo tema, si prodighi con la collaborazione di altre regioni colpite dal terremoto affinché si approvi una legge nazionale che regolamenti in tutti i suoi aspetti le problematiche derivanti dalle calamità naturali e che venga riconosciuta la tutela necessaria ai parenti delle vittime grazie ad un fondo ad essi dedicato. Che in ogni ambiente pubblico fosse obbligatorio esporre un certificato, tra virgolette, ben visibile, che attesti la sicurezza, vulnerabilità sismica di quell'edificio. Tale certificato garantirebbe al cittadino che usufruisce di quel servizio la giusta sicurezza, in quanto periodicamente verrebbero fatte le dovute verifiche strutturali da parte di tecnici e periti, esattamente come vengono fatti i controlli degli estintori. Una sorta di bollino. Questo permetterebbe alla Regione di mostrare sensibilità ed attribuire la giusta importanza a tale tema, in una Regione dove il rischio sismico è presente, e le altre regioni sarebbero di conseguenza spronate nel fare altrettanto. In modo trasparente verrebbe mostrato al cittadino quanto può ritenersi sicuro all'interno di quell'edificio pubblico e sarebbe un parametro di misura ideale per scegliere o meno un ospedale anziché un altro, a parità di servizi erogati, premiando la struttura virtuosa e sensibile a tale tematica. Vorremmo che venissero maggiormente sensibilizzate le scuole verso il tema terremoto attraverso incontri, proiezione del film La notte non fa più paura, con conseguente dibattito e riflessioni, concorsi letterari che coinvolgono più istituti formativi. Venisse fornito, è arrivata la dottoressa Quattrocchi. Buongiorno. Mettiamo una sedia per... No, no, Laura, vai avanti, che c'è qualcun altro che non... Ok. Venisse fornito sostegno psicologico gratuito ai parenti delle vittime. Ciao, Antonio. Con priorità assoluta data ai minori. Venisse sentita l'esigenza di creare cultura alla prevenzione, determinata dalla necessità di prendere coscienza del fatto che
che viviamo in zona sismica e che, nolenti o volenti, dobbiamo imparare a ragionare e comportarci di conseguenza. Solamente attraverso un'adeguata informazione e formazione, grazie a corsi teorici e pratici ben strutturati, si rafforza la capacità di reazione e si implementa sicurezza nell'affrontare situazioni critiche, arginando la paura che in quei momenti la fa da padrone. Notiamo con dispiacere che la reazione dei cittadini è invece quella di fare come gli struzzi. Parlare del terremoto fa male a tutti. Tutti noi in quel terremoto abbiamo perso qualcuno o qualcosa, ma non sarà sicuramente facendo finta che non sia successo che potremo vivere meglio. Comitati ed associazioni sorti all'Aquila, San Giuliano di Puglia, nel centro Italia, dopo il terremoto, stanno cercando di raggiungere obiettivi simili ai nostri, per cui abbiamo unito gli intenti e le forze. Siamo in tanti e abbiamo una gran voglia di fare collaborare con chi ci governa per migliorare attraverso il nostro vissuto l'approccio al tema calamità naturale. Abbiamo creato una rete attraverso un comitato a livello nazionale che si chiama Noi Non Dimentichiamo, la cui presidente è Gloria Puccetti di Viareggio. La strada sarà sicuramente molto lunga, ma noi ci siamo, pronti a percorrerla. Grazie e buon proseguimento. Ospiti, quindi Ilaria Battistella, signora la più giovane, Maria Rita Storti, dopo si presenteranno da sole e diranno che cosa hanno fatto in questi anni, l'avvocato Giardina e la dottoressa Fedora Quattrocchi. Vi chiedo un minuto di silenzio, ricordando i nomi. Nauk Tariq, Cesaro Gerardo, Ansaloni Leonardo, Cavicchi Nicola, Balboni Nevina, Abetti Anna, Escheman Gabi, Borghi Eddi, Grilli Enea, Iacono Vincenzo, Mantovani Mauro, Zug Hong, Vignardi Gianni, Kumar Pavan, Azad Mohamed, Borghi Enzo, Contini Iva, Salvioli Daniela, Latini Lavinia, Santucci Biagio, Serra Matteo, Siclari Paolo, Visconti Giordano, Don Ivan Martini, Cobellini Sergio, Aldi Martina, Facchini Vanda, Gerardi Sandra, Puviani Roberto. Bene, passo la parola al dottor Enrico Cocchi, della Programma, e direttore dell'Agenzia regionale per la ricostruzione Regione Emilia-Romagna, ci illustrerà nei suoi 10 minuti, perché abbiamo destinato 10 minuti a tutti, e è ovvio che 10 minuti non bastano, faremo magari un secondo giro, risponderemo delle domande se ce ne fossero, se ci fosse un dibattito, perché no? E ci dice succintamente qual è il percorso della ricostruzione e che cosa abbiamo davanti, più che dietro, mi piacerebbe dire cosa abbiamo davanti. Grazie. Buongiorno. Tanto grazie per l'occasione, non è di rito, perché in questi ultimi 2 anni, dico purtroppo da un certo punto di vista solo gli ultimi 2 anni, 2 anni e mezzo, si è avviata una collaborazione importante. Dico questo perché nel rappresentare quello che è un lavoro che è in essere, che ovviamente, come mi ha detto, non è finito, avrà un suo futuro, ci si rende anche conto che non solo le strutture dal punto di vista della prevenzione normativa e quant'altro, ma proprio tutto il sistema della cosiddetta ricostruzione molto spesso è monco, e non c'è la consapevolezza, la capacità di andare a cogliere tutte le necessità che occorrerebbero. La considerazione di partenza è sempre quella: il terremoto non ce lo siamo sapere noi, ce lo siamo trovati all'improvviso, ce lo siamo ritrovati in una situazione dove non si era preparati, tutti i meccanismi di protezione civile immaginavano l'alluvione, immaginavano altri contesti.
comunque in quel contesto il nostro sistema territoriale, la nostra comunità ha sicuramente reagito al meglio, si è rimboccata le maniche, ha saltato molte fasi degli altri terremoti, noi abbiamo iniziato a ricostruire senza attendere la stima del danno, la definizione di tutte le regole, abbiamo un po' dovuto imparare mentre lavoravamo e lo stiamo facendo ancora oggi. Dicevo prima che i risultati sono importanti perché siamo a 6 anni proprio in questi giorni e di fatto abbiamo già finito tante cose. Tutta la ricostruzione privata nella sostanza per noi è conclusa, non perché è finita, ma perché quello che erano state tutte le stime di danno, le definizioni di ricostruzione, la necessità di natura economica e di natura tecnica, tutti gli interventi sugli edifici residenziali sono stati depositati entro il 31 ottobre, tutti quelli sugli edifici produttivi addirittura l'anno prima per rispettare i termini comunitari, quindi quello che è il cosa è ricostruito, come, dove, è già tutto fatto ed è finanziato. Poi ci sono i cantieri, si aggiungerà qualche cosa perché parliamo di migliaia di interventi e quindi siamo nei grandi numeri. Però tutti quelli che hanno avuto un'ordinanza di sgombero del sindaco hanno visto riconosciuto quello che era la loro situazione. Analogamente è stato fatto per la ricostruzione, diciamo, dei cosiddetti edifici pubblici. Ora già dal 2013, fine 2013, tutti gli servizi pubblici essenziali sono ospitati in edifici permanenti, tutti i servizi pubblici hanno garanzia di continuità. Già dal 2012 è stata garantita la continuità dell'anno scolastico, quindi letta in un certo modo, diciamo, siamo messi bene, tutta una serie di situazioni sono governate, sono accompagnate e di sorprese o di carenze di soldi, di risorse o di quant'altro per quella che è la ricostruzione fisica in senso stretto abbiamo avuto. In sostanza però è un'altra, noi ci siamo resi conto ci stiamo arrivando anche noi poco alla volta, che non è sufficiente, che non ci sono strutture. L'Italia a gennaio di quest'anno ha emanato la quarta versione di miglioramento della legge sulla protezione civile, migliorando sempre più i comportamenti, ma sappiamo tutto di come ci si comporta nei primi 3 giorni, nei primi 10 giorni. Non esiste una normativa o un accompagnamento per quello che succede dopo. Noi ci siamo arrivati poco alla volta, abbiamo istituito un'agenzia la ricostruzione nel 2016, 4 anni dopo, semplicemente perché continuavamo a inseguirci tra istituzioni, istituzioni locali, istituzioni centrali, Bruxelles, pezzi di regione e almeno abbiamo cominciato a mettere tutta una serie di comportamenti amministrativi, di memorie storiche e quant'altro in un luogo. E stiamo cercando anche di trasformarlo in qualcosa che possa rimanere per essere messo a disposizione. Quindi un'attività sostanziale. Ed è appunto qui che dicevo che soltanto in ritardo abbiamo cominciato anche a collaborare, è contato quindi il Presidente, perché non ci si rendeva conto, non c'era traccia amministrativa, la competenza formalmente degli enti locali, dei sindaci, qualche amministrazione più attenta, qualche amministrazione meno attenta, qualcuna. Alla fine un disegno di sistema, un meccanismo organizzato, oggettivamente non lo prevede. Ma non lo prevede solo lo Stato italiano, noi ci siamo resi conto che non esiste a dimensione comunitaria, non esiste un meccanismo di riconoscimento, di comportamento, non esiste a livello mondiale. Noi siamo stati cercati in questi giorni perché esiste internet dal governo messicano, dalle situazioni più strane. Stiamo collaborando, mettendo a disposizione le nostre competenze, quello che è stato fatto per il censimento del danno e della sua ricostruzione, dall'amministrazione di Bengasi, che deve ricostruire Bengasi, e il danno lì ovviamente non ha creato l'uomo, però alla fine la necessità di sapere come pianificare, come ricostruire, da dove si parte, quali servizi, quali sono dei comportamenti utili, come censire, quali database, eccetera, non ci sono, cioè non ci sono esperienze, uno nel senso buono del termine si ha. Però la considerazione, ripeto, i numeri poi vi lascio, non è il problema, non penso che una giornata come oggi siano importanti. L'importante è se stiamo imparando qualcosa e possiamo fare da subito, per chi ha subito, per tutti noi che abbiamo subito, io che sono in questo territorio un po' più.
poter lasciare quello che è un comportamento, un'utilità e un accompagnamento per tutti quanti. Dico questo perché spesso viene dimenticato, noi ci stiamo confrontando con quel tema, ci sono dei temi che sono sostanziali, cioè per fare comunità ci vuole un disegno. Il disegno non può essere esclusivamente quello della necessità sotto un'emergenza, sotto una situazione drammatica. C'è la necessità di poterlo fare in modo strutturale, mi spiego. Comunità vuol dire anche equità, vuol dire anche non regole che spesso sono scambiate con la burocrazia. Termine che per me è estremamente positivo se la burocrazia è la garanzia dei comportamenti, della trasparenza dei comportamenti. Noi ci ritroviamo in un terremoto, mi ha ricordato prima dalla Presidente, che purtroppo tra il 12, il 13 e il 14 ha avuto quattro stati di emergenza. Non ci sono due elementi corrispondenti, prima al sisma, due scosse, poi è venuta una medaglia, una un po' più a nord nel Mirandolese, una un po' più a sud nel Bolognese, diciamo come efficienti delle strisce, e a gennaio del 14 un'alluvione. In questi meccanismi, per cui non esiste un sistema generale, tutto è focalizzato sulle modalità di intervento immediato, indispensabile, perché è evidente che è indispensabile salvare vite, garantire continuità, però nell'assenza di un disegno organico, quando poi si va oltre quel momento, dico così, a oggi un attimo ci si perde. Per cui noi abbiamo che nel sisma l'ammissibilità delle cosiddette spese sono diverse da quelle dell'alluvione. In ciascuno stato di emergenza che c'è in Italia, le ordinanze di protezione civile del momento sono simili ma non sono mai identiche a quelle degli altri stati di emergenza. Le modalità di assistenza, come mi ha ricordato e chiesto poc'anzi, di lungo periodo di fatto non esistono e sono lasciate al sistema. Allora il sistema può essere anche un sistema solido e quindi ha delle capacità, il sistema può essere anche un sistema debole. Spesso si parla in quest'ultimo anno di confronti impietosi con il centro Italia. Allora non è una gara chi è più veloce o meno veloce, chi è più bravo o meno bravo. È evidente che in un sistema territoriale dove 4/5 dei comuni hanno meno di 2.000 abitanti, dove un comune è fatto da un geometra che è il nesso comunale, che accompagna i bambini a scuola, che fa le notifiche, un ragioniero, un architetto che completa un ufficio tecnico, immaginare che sia solo sufficiente stanziare delle risorse per garantire una ricostruzione fisica, ma anche della comunità, delle sue relazioni sociali e quant'altro, solo perché viene stanziato qualcosa, sicuramente un qualcosa di impossibile. Ci deve essere qualcuno, ripeto, non è che si possa fare per legge una ricostruzione individuando come se fosse un puzzle, un posto per tutte le tessere, però ci devono essere dei comportamenti generali, delle certezze, dei meccanismi rispetto ai quali si possa fare riferimento in modo stabile a dei comportamenti di normale consenso. Io oggi porto i saluti ovviamente dell'amministrazione, manca l'assessore perché abbiamo in contemporanea serie di iniziative e oggi casualmente c'è proprio anche quella dell'amministrazione, lei contemporaneamente assessore alle attività produttive oltre che intensiva perché è di Camposanto. Il tentativo che stiamo facendo, come dico, non perfetto, è di dare una mano. Per poter dare una mano ci siamo dovuti, e per fortuna dico io che siamo in Italia dove le regioni hanno potere legislativo, la regione per fare qualcosa, niente di che, fare intanto una legge, stiamo attivando a definire tutti quelli che sono i meccanismi amministrativi rispetto al livello istituzionale che siamo per poter fare un'iniziativa per agevolare alcune delle criticità che sono emerse e per gli aderenti di questo comitato, ma anche per altre condizioni analoghe conseguenti all'alluvione, per poterli accompagnare con qualcosa di più diverso e insomma, direi specifico e non quello genericamente garantito a tutti quelli che sono i cittadini della regione. L'ultima considerazione banalmente era questa. Tutto quello che abbiamo fatto dall'inizio l'abbiamo pubblicato per un'abitudine, per una necessità
però abbiamo fatto una situazione che è estremamente complessa, noi abbiamo dovuto utilizzare, perché non eravamo pronti, quello che avevamo, quindi noi stiamo usando come piattaforme informatiche non meno di 7-8 database diversi e applicativi diversi, tutti bizzarri strani negli acronimi, Mucifinge, Tempo Reale, Fenice, Grazie, Grazie perché è stato riscelto dai donatori, ed è un database che registra la situazione delle donazioni e via discorrendo. Quello che segnalo è che prima l'abbiamo fatto a favore degli enti pubblici, quindi l'anno scorso abbiamo messo a disposizione un piccolo portalino che riassume tutti questi sistemi, li riorganizza e consente agli amministratori e ai tecnici dei comuni di poter estrarre dati, di poter avere tutte le situazioni di tutte, non soltanto di quella specifica residenziale, produttiva, piuttosto che dei lavori pubblici. Da febbraio di quest'anno l'abbiamo messo in linea con un filtro, perché ci sono tutta una serie di tematiche che riguardano la privacy e anche la libera concorrenza. Il sapere se un'impresa utilizza le risorse del sisma in modo perfettamente legittimo, ma invece di ricomprare lana e cashmere, ricompra altre cose, la pelle, probabilmente per il suo concorrente il segnale che invece di fare solo maglioni si vuole dedicare anche borsette, scarpe e altre cose. Quindi ci sono dei filtri necessari. Però si chiama Open Ricostruzione, è disponibile sul sito dell'amministrazione, consente di accedere a tutte quelle che sono informazioni e può essere, diciamo, anche una curiosità a rendersi conto anche intorno a casa propria, perché abbiamo cercato di georeferenziare tutti gli interventi, di sapere cosa succede. Poi, come diceva prima l'avvocato Micai, la volontà era di rimanere, diciamo, a disposizione non solo per una rappresentazione volante di pochi minuti. Se durante la mattina o a esito c'è la necessità di tutto quello che è, di aiutarci a capire meglio o a rappresentare meglio quello che è stato fatto da tutti quanti. Grazie. Grazie. Non per essere scortese, non è che voglio strappare il microfono, però mi sembra che diventi più gradevole anche, no, fare degli interventi brevi, poi magari riprenderli, proprio perché altrimenti viene appesantita, diciamo, la conversazione. La voce più alta, questo mi viene detto, quindi chissà cosa avete capito di Cocchi, nulla, nessuno si è lamentato. Per l'educazione. Allora, qui ci sono, visto che non avete sentito quello che ha detto il dottor Cocchi, i dossier, l'Emilia dopo il sisma report su 6 anni di ricostruzione. Chi li volesse, ne abbiamo circa 10-15 copie. Intanto ci ha raggiunto il sindaco, che sicuramente è di fretta come tutti i sindaci e vuole fare un saluto. Vieni, vieni. Vado via. No, ti mandiamo via. No, no. Così vai via quando puoi, quando credi. Velocissimo. Intanto per me è un ritorno a casa quasi, nel senso che sono affezionato a questo luogo, a Sant'Agostino Soccorso. No, sto qua. Ma io non sono. Filmato. Sì, ma non sono. Cioè, per me siamo tra amici, siamo in maniera molto informale, quindi non è che. Allora, intanto ci tenevo a portare un saluto da parte un po' dell'amministrazione di Cento, ma in generale insomma, un po' da parte dei comuni, insomma, quindi siamo presenti, ringrazio ovviamente tutti i relatori, ringrazio il comitato che ha fatto benissimo a organizzare questo convegno, col quale anche il 20 maggio eravamo a Buona Compra, dove abbiamo ricordato, ahimè, il terremoto del 20 maggio e anche quello del 29, e abbiamo ricordato anche tutte le vittime del terremoto, sia del 20 che del 29. L'abbiamo fatto in maniera molto, molto semplice, nel senso, Buona Compra, abbiamo perso il campanile, abbiamo perso le campane, e quindi insomma abbiamo insieme alla Associazione Campanaria di Bologna ricordato le vittime con un tocco di campana per ogni vittima che abbiamo perso. Addio. Non voglio allungare troppo perché insomma la mattina è impegnativa, ci tenevo a salutarvi, sono venuto apposta
non vado via, ascolto per un'oretta, sto qui, quindi non mandatemi via. Grazie. Ho visto anche l'assessore, poi mi dirà se arriva il sindaco, se interviene lei o più tardi, insomma. Adesso darei la parola, come da programma, al professor Boschi. Professor Boschi, per chi non lo conoscesse, va su internet, va a verificare chi è e chi non è, e direi che è piuttosto fornito il suo curriculum, basta vedere su Google, voi mettete Enzo Boschi e esce il mondo, ma si descriverà da solo e vi dirà di che cosa si è occupato e per quale motivo oggi è venuto, anche se un po' dolorante, ha avuto un piccolo incidente, ma ci teneva a venire, quindi un applauso doppio. Buongiorno, innanzitutto ringrazio per l'invito che avete fatto. Non fate caso alla mia voce affannata, ma in realtà sto bene, sono fatto un problema. Io faccio il sismologo per terremoti e parlo di terremoti, specialmente di quelli che si sono verificati, e spero di non rovinare l'armonia che regna stavani qui, perché io la racconterò come ho visto da un punto di vista puramente scientifico, da un punto di vista puramente organizzativo, le scosse del 20 e del 29 maggio, 6 anni fa. La prima scossa, premetto un'altra cosa, io non sono mai stato a visitare le zone colpite dai terremoti, quindi sulla base di informazioni che apparivano sui giornali, sui media e sulle cose che mi raccontavano i colleghi. Comunque il 20 maggio, come sapete benissimo, nel 2012 fu una scossa di magnitudo circa 6, una scossa forte, e non si riunì la Commissione Grandi Rischi. La Commissione Grandi Rischi è stata inventata, creata da Zamberletti sulla base dell'esperienza che ebbe con il terremoto del Friuli del 1976, ci fu una scossa il 6 maggio, tutta la popolazione cominciò a lavorare, a darsi da fare per mettere assieme la situazione, ma 4 mesi dopo venne una sequenza di scosse molto forti, 4 nel settembre, 4 o 5 scosse, non ricordo, che mise in crisi tutta la popolazione. Allora creò questa commissione che doveva servire per gestire il dopo terremoto, cioè immediatamente dopo una scossa forte, anche non particolarmente forte, si riunirono questa commissione. Io l'ho fatto parte dal 1982 al 2008-2009, e dava le indicazioni su che cosa si doveva fare e su come si doveva comportare. Questa commissione Grandi Rischi che stava operando nel 2012 non si riunì. Venne la scossa del 29 maggio del 2012 e fu la scossa, come voi sapete benissimo, che creò il maggior numero di vittime. Nella commissione Grandi Rischi fanno parte sismologi, giustamente, e ingegneri sismici. Quello che avrebbero dovuto fare, quello che normalmente si faceva, era andare a verificare la situazione da un punto di vista ovviamente sismologico, ma anche da un punto di vista ingegneristico, e cercare di capire che cosa poteva succedere. E quindi si davano delle indicazioni stringenti su che cosa si doveva fare. Per esempio, si dovevano assolutamente chiudere le scuole per verificarne la stabilità, chiudere le attività industriali, chiudere tutti i luoghi dove si riunisce, dove i luoghi pubblici dove c'era molta gente. Dal punto di vista poi delle case private ci sono altre considerazioni che non voglio fare. Va bene. La tecnologia ci è avversa.
Va bene, allora non si riunì questa commissione a grandi rischi ed è successo quello che è successo. Però la commissione a grandi rischi si riunì il 5 giugno. Si riunì il 5 giugno, non mi fate sentire. Si riunì il 5 giugno e decise che era possibile una terza scossa. Vi prego di ascoltarmi, perché probabilmente non vi rendete conto della gravità, degli errori, delle cose terribili che sono state commesse durante quel periodo qui in Emilia. Si riunì il 5 giugno e disse che era possibile una terza scossa. Una terza scossa che chiamò il terzo segmento, ve lo ricordate? Che fece molto effetto da un punto di vista comunicativo molto bello. E c'era una significativa probabilità che venisse appunto questa terza scossa. Non sarei capito sulla base di quale ragionamento. Sembra che assolutamente fosse dovuto a un fatto di simmetria, perché c'era stata una scossa al centro, poi c'era stata una scossa a est e doveva esserci un'altra a ovest. Oppure semplicemente per la regola che non c'è tre senza, non c'è due senza tre. Vi prego di seguirmi. Il Presidente del Consiglio, cioè il massimo potere esecutivo del nostro paese, per la prima volta nella storia del mondo occidentale, prese seriamente in considerazione questa informazione da parte di un gruppo di scienziati, un gruppo di esperti, e lanciò un allarme da Palazzo Chigi, non so se vi ricordate, ne parlavano alcuni giornali abbastanza arrabbiati. Quindi, se questa operazione, cioè se la commissione grandi rischi, come era suo dovere, come era prassi da 30 anni, si fosse riunita il 20 maggio e avesse informato il Presidente del Consiglio, cioè la massima autorità operativa, il massimo potere esecutivo, le vittime del 29 maggio non ci sarebbero state. Questo è un punto fondamentale che va ricordato. L'altro punto che ha ricordato anche Patrizia e Cocchi è che avete sentito questo terremoto del 20 maggio come una cosa che assolutamente non vi aspettavate, che non era possibile, che nessuno vi aveva avvertito. Bene, nel 1998, precisiamo una cosa, i poteri connessi alla gestione dei terremoti, all'applicazione delle normative antisismiche, che là sono tutti, per il titolo quinto della Costituzione, tutti delle regioni, esclusivamente delle regioni. Nel 1998 l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che io presidevo, produsse un documento in cui si vedeva chiaramente, in cui per tutta l'Italia naturalmente, ma si capiva chiaramente che in questa parte dell'Emilia erano possibili terremoti fino a magnitudo 6.2. Dire .2 non è pignoleria, semplicemente un terremoto di magnitudo 6 o un terremoto di 6.2 sono abbastanza diversi dal punto di vista dell'energia liberata. Questo documento fu ignorato da tutti. Mi sembra che la regione Emilia Romagna avesse una propria commissione grandi rischi, se non vado errato, che non apprezzò il documento che noi avevamo preparato. Mi sembra che avevate dei consulenti che venivano da Politecnico di Milano, ma forse mi sbaglio, c'era un comitato. Sì, che comunque non accettò questo documento del 98. Ma successe una cosa terribile nel 2002, naturalmente non potendo vedere gli appunti, non posso fare qualche errore delle date. Nel 2002, no, lasciamo perdere. Nel 2002 ci fu un terremoto di San Giuliano, un terremoto. Vi prego, non mi confondete. San Giuliano di Puglia, lo ricordate, quello della scuola dei bambini dove morirono
che colpì molto tutto il mondo, diciamo così, colpì in particolar modo la presidenza del Consiglio dei Ministri dell'epoca, che era, in particolare c'era come sottosegretario della presidenza del Consiglio dei Ministri Gianni Letta, fino il fatto di un partito non ha importanza, quando c'è un terremoto conta la capacità di reagire, non il partito a cui si appartiene, che io conoscevo perché scrivevo nel suo giornale quando dirigeva Il Tempo. Chiamai Letta e gli feci presente di questo documento del 1998 che noi avevamo prodotto ma che era stato ignorato dal Ministero dei Lavori Pubblici delle Regioni del Ticino. Letta mi convocò immediatamente alla presidenza del Consiglio, convocò anche altri esperti e nel 2003 questo documento opportunamente aggiornato, che era poi una mappa sismica, opportunamente aggiornata, venne pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Nella Gazzetta Ufficiale, quindi, non è che si può dire che era ignorato. Da quel momento tutti gli amministratori locali, i sindaci, i presidenti delle regioni, non so come si chiamano, i consiglieri regionali, sapesse. Insomma, la Gazzetta Ufficiale serve per informare i funzionari pubblici in tutto il paese, e questa mappa di pericolosità sismica nel 2003 appare sulla Gazzetta Ufficiale. Non posso dirvi la data precisa perché appunto c'è il mio iPad. A quel punto lì la regione Emilia Romagna la fece sua, ma lasciò opzionale l'applicazione di questa nuova mappa di pericolosità. Con quella mappa di pericolosità la regione Emilia Romagna poteva intanto mettere in terza categoria i comuni colpiti nel 2012. Scusate, ma nel 2012. Ora, nel 2006, quindi dicevo, la regione Emilia-Romagna la lascia opzionale, la approva nel 2003 ma la lascia opzionale e la fa diventare, cioè ne toglie, diciamo così, l'aspetto arbitrario, diventa obbligatoria solo nel 2009, quando entrò in vigore la normativa tecnica del Ministero delle Infrastrutture. Entra in vigore perché c'è stato nel frattempo il terremoto dell'Aquila, e come voi sapete appena c'è un terremoto subito dopo cominciano a legiferare cercando di far vedere che saranno tanti da fare tutti quanti. Quindi entra in vigore soltanto nel 2009, però ancora mancano 3 anni alle scosse del 2012. Nel 2006, è da ricordare di questo aspetto, quando viene approvato nel 2003 la mappa di pericolosità sismica che l'INGV, talmente sicuro, aveva prodotto, viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale come decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Nel 2006 viene fatto però una vera e propria legge e la mappa di pericolosità sismica prodotta dall'Istituto Nazionale di Geofisica quando era da me presieduto diventa la mappa di pericolosità sismica ufficiale dello Stato, ed è chiarissimo che nelle zone, che molte zone anche non considerate dalle precedenti valutazioni, c'è una pericolosità sismica notevole. Però niente viene fatto e arriviamo ai terremoti del 2012. Quello che succede, ed è un fatto interessante, mi scuso con il rappresentante delle regioni, non è certo rivolto a lui, dopo i terremoti del 2012
succede una cosa, a mio avviso, non voluta, una specie di accordo non stabilito fra gli esperti della Commissione Grandi Rischi e i funzionari della Regione. Cioè, dal punto di vista della la Regione non rinfaccia alla Commissione Grandi Rischi il fatto che si è dimenticata di riunirsi, si è dimenticata di informarli della possibilità di un'ulteriore scossa, cosa facilissima da fare perché tutti i terremoti d'Italia avvengono o a coppie o addirittura a gruppi, e contemporaneamente la Commissione Grandi Rischi non rinfaccia alla Regione, ma questa è un'opinione mia personale, alla Regione che non sono state applicate le norme di costruzione in zona sindica. C'è da tener conto anche che con la pubblicazione del 2000, sempre sulla Gazzetta Ufficiale, del 2008, la Regione poteva passare in seconda categoria addirittura di alcuni dei comuni che qui sono stati colpiti. Ora, non voglio, eventualmente lo faremo in un'altra sede quando ho anche più fiato, ma non voglio rivangare tutte le invenzioni, la fantasia della Regione di cercare di difendersi. Addirittura parlò del fracking che è fatto di nascosto, parlò del possibile deposito di gas di Rivara che non esisteva, semplicemente c'era un progetto e anche lì fu coinvolto indirettamente, anche in maniera assolutamente vergognosa. Poi c'erano altre cose, ma quello che particolarmente mi fece male, in un certo qual modo, come scienziato, come cittadino italiano, è il tentativo di utilizzare la mappa di pericolosità sismica, che è uno dei risultati scientifici più importanti di questo paese, nell'ambito naturalmente della geofisica, dal dopoguerra in poi, come scusa, come è stato detto tante volte, per dire che questa mappa non era sufficientemente severa, senza aver capito come era stata fatta sulla base di quali assunzioni era stata prodotta. Tanto che l'assessora alla protezione civile, che si chiama Paola D'Azzolo, si riunì e organizzò un convegno, adesso non trovo la data, ma nel 2013, più o meno un anno dopo il terremoto, un convegno alle torri della Regione, un posto strano dove la Regione ha i suoi uffici, per verificare, per cercare di fare una nuova mappa di pericolosità sismica più severa, perché chiaramente quella che esisteva, secondo l'assessore D'Azzolo, probabilmente secondo una Regione, non era abbastanza buona. E naturalmente la riunione finì in niente, perché appena consultarono come stavano esattamente le cose, si accorsero che era decisamente severa. Ma quello che non viene mai ricordato è che nel 2011, poi probabilmente Spica lo racconterà meglio di me, la stessa assessora Gazzola aveva partecipato a una riunione a Modena, poi probabilmente tu hai le date e le indicazioni, per, sì, ecco, questo è anche l'invito, al baluardo della cittadella, 11 marzo 2011, alle ore 14:30, per, il titolo è: si può semplificare la normativa sismica, cioè quella normativa sismica che nasceva dalle valutazioni, dalle elaborazioni che avevamo fatto all'Istituto Nazionale di Geofisica, cioè prima del terremoto era troppo severa, dopo il terremoto è poco severa. Queste cose sono inaccettabili, non è questa la maniera di affrontare la pericolosità sismica e il rischio sismico
in una regione che si è sempre definita all'avanguardia in tutti i problemi. Cioè, io in varie occasioni ho scritto su questo argomento, ho sfidato la Gazzolo, l'assessora Paola Gazzolo, con tutti i suoi esperti, quelli di Milano, anche quelli di Bologna, quelli di, tutti gli esperti, tutti quelli che voleva, a un incontro in modo che dimostrasse come mai, diciamo così, aveva pensato nel 2011 che la normativa era troppo severa e come mai aveva pensato nel 2013 che era troppo dolce. Ci saranno dei ragionamenti. Poi andare avanti in un paese civile non si può andare avanti con sensazioni o semplicemente tentativi di salvare la faccia. Non solo, il comune, la provincia di Modena aveva creato una commissione via, una cosa del genere, di valutazione, dove c'erano due docenti, due esperti, uno si chiama Francesco Mulaccio, l'altro non lo conosciuto, nel frattempo è deceduto, e questo sosteneva che la colpa dei terremoti, hanno cominciato a sostenere che la colpa dei terremoti del 2012 era dovuta a un deposito di gas che veniva progettato, pensato a Rivara. Cioè, prima ancora che venisse prodotto un progetto definitivo, già cominciava a generare terremoti. Ora, poi, c'è stato i terremoti, in quella zona c'è un deposito di gas, il Minervio, che forse conoscete, che è uno dei più grandi che ci sia in Europa, non ha nella zona epicentrale dei terremoti del 2012, non ha risentito minimamente di questo fatto. Ciò nonostante, nel 2008, 4 anni prima del terremoto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro dell'Ambiente mi chiesero di creare un sistema di monitoraggio tale da chiarire i problemi di quella zona, perché la popolazione era decisamente contraria alla creazione di questo deposito. Non solo, ma fui gentilmente invitato a partecipare a un incontro con questa popolazione, completamente contraria, e se la popolazione è contraria bisogna aspettarla, non c'è dubbio, per cercare di spiegare come stavano le cose. Durante questa riunione, dove parlai per molto tempo, dove cercai di spiegare la situazione geodinamica, tutt'altro che facile, insomma, in una riunione, come dire, dove si cerca di essere semplici, due signore, mi ricordo benissimo, mi chiesero, perché la riunione non era sulla pericolosità sismica della zona, della bassa Emiliana, di Rivara, di Miranda, no, era esclusivamente sulla creazione di questo deposito. Mi chiesero se questo deposito, una volta in funzione, mentre si inseriva il gas, sapete come funziona? Cioè, si mette il gas, quando il gas costa poco, si tira fuori quando ce n'è bisogno, se queste attività potevano generare terremoti. Io risposi di no, risposi che al massimo potevano creare qualche tremore appena avvertibile dagli edifici, ma che non avrebbero creato problemi. Qualcuno, io so tutto, non mi voglio, fece in modo che questa mia risposta fosse dovuta a problemi del rischio sismico in quella zona della pericolosità sismica, e fu creato un video apposta in modo che sembrasse che io, come un deficiente, prima mi do da fare a far sì che una mappa di violenza sismica mostri questa zona, e sismica, poi vado nella zona e dico no, qui stiamo scherzando, avevo scherzato, mi stavo prendendo giù. E questo serviva, anche questo, per distogliere l'attenzione dalle gravissime responsabilità
degli esperti della Commissione Verdi Rischi da una parte e dei funzionari regionali che si sono occupati di questo problema. In più, gli ingegneri della Commissione Grandi Rischi, che si considerano luminari, non fecero assolutamente niente, per esempio andare a vedere come erano costruiti i capannoni temo che siano stati costruiti anche recentemente, dopo che nel 1998 avevamo evidenziato con chiarezza, lo sapevamo anche prima, ma solo nel 1998 produsse un documento, e quindi tutte queste attività erano rivolte a distogliere l'attenzione da queste responsabilità, facendo passare il tempo. Da questo poi nacque anche il famoso, la famosa commissione Ichese, non so se avete sentito parlare, in cui addirittura si tentò di dimostrare che estrazioni petrolifere in una località del Cavour avevano generato delle quote, una delle cose più stupide che sono mai state dette e scritte. Però in un primo momento furono accettate, perché questo serviva a distogliere l'attenzione dalle vere responsabilità. Poi arrivò la ministra, non mi ricordo come si chiama, la ministra dello sviluppo economico, quella che si era definita la cosa del Guatemala. La Guidi. Si era definita la, non mi ricordo più lo so. E in questa maniera stava bloccando tutta l'attività estrattiva italiana. Allora che cosa si inventò? Pensate, siccome l'ENI aveva creato una sua commissione per verificare il significato di questi terremoti nel 2012, l'ENI ci sente abbastanza sveglia, avevano pronto un rapporto che dimostrava che i terremoti non erano stati generati dal Cavour. Come per esempio qualunque persona di buon senso poteva dire fin dall'inizio, perché la prima scossa era lontanissima dal Cavour, la seconda vicina, se mai doveva essere successo esattamente il contrario. E quindi si appellò a questa e fece sbloccare almeno l'attività estrattiva in tutto il territorio nazionale. Naturalmente il rapporto degli esperti del DENI non poteva essere considerato come dire, serio, perché c'era un conflitto di interesse notevolissimo. Questi esperti, pur bravissimi, seri, erano pagati principalmente dal DENI. Quindi si cercò di avere un altro funzionario del Ministero dello sviluppo economico, che si chiama Terlizzese, se non vado errato, Franco Terlizzese, chiese che l'Istituto Nazionale di Geofisica validasse questo rapporto dell'ENI, in modo che c'era un ente terzo. Io non c'ero già più, nel 2012, 2013, 2014, io me ne ero andato nel 2011. L'istituto, insomma, quello, tizio che doveva appunto validare questo rapporto, si comportò in maniera abbastanza diplomatica, disse che i metodi seguiti da questo gruppo di esperti americani, questo gruppo dei beni, erano senz'altro validi, ma si rifiutò di validare le conclusioni di questo rapporto. E questo naturalmente mette sostanzialmente in discussione. Ora però recentemente questo istituto, che adesso è gestito da altre persone con un atteggiamento diverso, a miei tempi era un ente terzo, cioè era un ente che rispondeva soltanto alla Costituzione, perché la libertà di ricerca era garantita dalla Costituzione. Adesso ha fatto un accordo netto, teso, non so come definirlo, proprio con l'Asso Mineraria, e in un articolo di questo accordo c'è scritto che i risultati scientifici di questo accordo fra INGV e Asso Mineraria, con la benedizione del MISE, non possono essere usati in tribunale, non so se vi ricordo. Cioè praticamente l'ente che dovrebbe per principio, per logica, valutare se certe attività
sono pericolose per la popolazione, non può assolutamente intervenire sulla base di questa cosa. Tutti stanno zitti, come sono stati zitti tutti quanti di fronte a quello che è successo qui nel 2012, e le cose stanno abbastanza peggiorando. Che siano peggiorate, lo si è visto anche con la sequenza sismica cominciata nel 2016 da Matrice, ma di questo parleremo un'altra volta. Vi ringrazio per l'attenzione e scusate, io approccio per voi. Polemico, abbiamo lasciato spazio un po' a tante voci e riteniamo che sia una tavola rotonda, non è rotonda, perché in realtà siamo in linea verticale, orizzontale, però non vorremmo farlo uscire con una croce, vorremmo farlo uscire veramente come qualcosa di accogliente, di rotondo. Quindi mi fermerei un attimo, c'è qualcuno che vuole intervenire? No. Allora parla Antonio Spica, che si presenta, dice chi è, da dove viene, cosa fa e soprattutto cosa vorrebbe, non cosa vuole, cosa vorrebbe. Grazie. Grazie Patrizia, buongiorno a tutti. Devo dire che non è facile prendere la parola dopo un intervento così autorevole del professor Boschi, che permettetemi di ringraziarlo personalmente per le tante volte a cui lui mi sono rivolto per avere chiarimenti su ciò che è successo nella nostra area cratere. E caro Enzo, volevo rassicurarti che continuerò a disturbarti, se posso così dire, sino a quando in questa zona non emergerà la verità su ciò che è successo. L'emozione non vorrei che mi tradisse. Sì, chiedo scusa. Sono Antonio Spica, sono consigliere comunale a Pastiglia, provincia di Modena, comune dell'area cratere del 2012, sismico, di alluvionale del 2014, colpita in pieno dall'alluvione della rottura dell'argine del fiume Secchia, dove lì hanno voluto addossare la colpa al mare. In realtà non è così, e vi dirò anche il perché. E per cercare di restare nei tempi, vi leggerò un documento scritto da me personalmente, e che racchiude un po' tutto quello che ho fatto in questi anni e che si è concluso in un primo momento con il deposito, per cui ho messo tutto nero su bianco, in un corposo esposto di diversi allegati che non hanno alcun riferimento politico, non hanno alcuna fonte politica, ma sono fonti da parte della scienza libera. Il documento risposto che è stato depositato all'inizio in quattro procure della Repubblica, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Roma, e poi per fatti inerenti alla Basilicata, e poi cercherò di dirvi il perché, è stato depositato anche presso la procura della Repubblica, presso il Tribunale di Potenza. Sei anni fa, quel tragico maggio, cambiò per sempre le nostre vite, che più di meno siamo stati coinvolti, ma sono sei anni in cui tutta la politica, nel ricordare quel periodo, dibatte su numeri, cifre della ricostruzione, su ciò che è stato ricostruito e su quanto ancora deve essere fatto, contributi stanziati, quanto effettivamente è stato erogato, quella zona franca urbana concessa per l'area del 2012 e del 2014 con 20 milioni, con la concessione della appunto zona franca urbana, con 20 milioni di euro concessi a piccole e medie imprese, lasciando fuori molti comparti, a fronte di 6 miliardi di euro in imposte versate dal territorio che sino a quel maggio, maledetto, del 2012 produceva circa il 2% del prodotto interno lordo, pari a 20 miliardi di euro, percentuale quindi pari a un 3 per mille che rappresenta un ridicolo opulo, mentre invece il nostro territorio chiedeva a gran voce la no tax area che avrebbe per noi consentito un'effettiva e migliore ripresa economica per imprese e privati cittadini. Ricordando che dopo sei mesi dal sisma, a dicembre 2012, le imprese dovettero contrarre addirittura un mutuo per pagare le imposte. Molte imprese hanno delocalizzato, tante hanno chiuso definitivamente le varie imposte, qui si continuano a pagare come se nulla fosse mai successo. E da chiarire meglio anche questo aspetto della tax area che mentre noi la chiedevamo e mentre ci dicevano l'Europa non la può concedere, presso la Camera di Commercio di Ferrara nel 2014
un esponente del Centro Democratico Bodanese in conferenza stampa insieme a dei rappresentanti del ministro polacco invitava vergognosamente a delocalizzare le imprese dell'area cratere in Polonia, dove lì invece avevano già predisposto una zona no tax area. Grazie, arrivederci. Grazie. Sono convalescente. 6 anni quindi di polemiche, critiche e sogni della ricostruzione, 6 anni però in cui tutta la politica, pur essendo stata personalmente da me informata, e quando dico tutta è tutta, si è guardata bene dall'affrontare le responsabilità e le omissioni gravi che avrebbero potuto e dovuto evitare le vittime del 20 e del 29 maggio 2012. Mi scuso con questo se sarò ripetitivo su quello che ha detto prima di me il professor Boschi, ma cerchiamo di approfondire meglio la questione perché il concetto arrivi a chi di competenza. Se si considera che l'Italia è il paese a maggior rischio sismico e vulcanico del Mediterraneo, bisogna anche comprendere che, dura da digerire, con i terremoti bisogna imparare a convivere, ma occorre anche comprendere ed essere consapevoli che gli edifici non crollano per effetto di un terremoto, ma essi crollano perché costruiti male, come ha detto prima di me il professor Boschi nel 2003, fu appunto pubblicata in Gazzetta Ufficiale una mappatura sul rischio sismico dell'interno nazionale, ma quel documento che sostanzialmente chiedeva di innalzare la sicurezza in alcuni territori riducendola alla vulnerabilità sismica, venne prima sottovalutata per poi essere ignorato del tutto. In quel documento, fra i vari territori della commissione appunto, si poneva l'attenzione anche nei comuni della nostra area poi colpita nel 2012. In una recente risposta ad un mio ennesimo accesso atti presso la commissione Grandi Rischi, accesso atti che ho curato, anzi nell'esporre questo accesso atti sono stato aiutato preziosamente dall'avvocato Giardina, qui presente, e a firma, la risposta viene a firma del capo dipartimento nazionale di protezione civile, vengono affermate diverse cose molto importanti, fra queste, quindi prego di prestare la massima attenzione, non risultano, quindi viene ufficializzato il fatto che non risultano verbali della commissione Grandi Rischi dal 20 al 29 maggio 2012, come era invece doveroso che la commissione stessa si riunisse o chi ne aveva il dovere ne chiedesse la convocazione. Per quanto invece riguarda la vulnerabilità sul rischio sismico, si legge nel documento, il percorso di aggiornamento della pericolosità e delle norme sismiche per le costruzioni è stato avviato dall'ordinanza di protezione civile nel 2003, quindi 9 anni prima del terremoto. Ma quel qualcuno, si legge nel documento, la Regione Emilia, ignora. Va rilevato che la consistenza dei danni del patrimonio edilizio causati dal sisma sono in parte da attribuire ai ritardi con cui tali aggiornamenti sono stati applicati o recepiti in documenti normativi cogenti ed in particolare 1. Il ritardo nell'adozione in maniera cogente della nuova classificazione sismica, mantenendo così ad esempio che venissero ancora realizzate dopo tale data, quindi il 2003, costruzioni tra cui molti capannoni industriali senza considerare gli effetti sismici. Rimane attuale la raccomandazione già fatta il 28 gennaio 2012, 6 mesi prima. A proposito di questa vulnerabilità sismica, nel documento di risposta a questo accesso atti viene scritto dal capo dipartimento nazionale di protezione civile che si sono accorti dopo che i capannoni crollati non avevano, se ricordate bene, le travi imburbolanti. Allora qui bisogna che ci chiedessimo tutti, e sarebbe opportuno che qualcuno ci desse la risposta, se nel 2003, se già il 28 gennaio 2012, e poi vi dirò il perché, ci fossero state le verifiche sulla vulnerabilità sismica di tutti gli edifici, forse si sarebbero accorti che quelle travi non erano imbullonate e presto si poteva subito intervenire. Non sarebbero crollati i capannoni, sicuramente non ci sarebbero state le vittime, anche perché in una intervista che ho ascoltato di un famoso architetto, questo architetto sostiene che nel giro di poche ore o giorni, di qualche giorno, possono essere messi in sicurezza gli edifici. Allora mi chiedo, quanti edifici si potevano mettere in sicurezza dal 2003? Quanti edifici potevano essere messi in sicurezza dal gennaio 2012 e entreremo poi in merito.
Si legge anche l'osservazione che la sequenza sismica, in particolare l'evento 5.9 del maggio 2012, ha dato luogo a vistosi fenomeni di liquefazione dei terreni che in alcuni casi hanno coinvolto anche le fondazioni di edifici industriali e per le civili abitazioni e gli argini fluviali. Quindi, in questa risposta degli accessi agli atti, viene già sostanzialmente detto all'indomani del terremoto che della liquefazione dei terreni avevano coinvolto anche gli argini. La faccio breve perché ci sarebbero molte altre cose da leggere su questo accesso atti. Sostanzialmente però è da comprendere che nell'accesso agli atti, quando chiedo di avere le comunicazioni intercorse con le regioni della Pianura Padana, loro mi rispondono che il documento è stato inviato alle regioni confinanti con la Pianura Padana, per cui Romagna, Lombardia, Veneto. Per quanto attiene all'Emilia Romagna non sono in possesso di alcun documento di riscontro da parte della regione. Ecco perché quando qualcuno da Bastiglia mi chiede ma tu ti occupi poco dell'alluvione e moltissimo del terremoto, non è vero, perché anche sull'alluvione, a parte tantissime denunce a mezzo stampa, interrogazioni in Consiglio Comunale e anche lì un esposto sull'alluvione inviato alle stesse procure, dico anche che l'alluvione è anche figlia, oltre dell'attività umana nel senso della carenza di manutenzione ordinaria lungo gli argini, ma anche figlia purtroppo di quel terremoto e di quei verbali che qualcuno ignora. Allora è necessario capire se l'allora governatore in regione Emilia Romagna, oggi senatore Vasco Errani, l'assessore regionale alle attività produttive, oggi sindaco di Modena e presidente della provincia di Mazzarelli, l'allora come oggi assessore regionale al direttore Paolo Gazzolo, dovessero avere qualcosa da dirci. E a proposito dell'assessore Paolo Gazzolo, mi permetto di farvi notare, scusate, una vicenda a mio dire assai strana. Trovate in rete, ancora su internet, una lettera, protocollo PG 2014-028-015-21-2014, dove di fatto l'assessore Gazzolo chiede ai ricercatori tutti, nel caso di anomali, per esempio riscaldamento dei pozzi, molti ne ci ricordiamo, anomali morire di pesci lungo i canali, eccetera, di comunicare solo ed esclusivamente direttamente alla regione. Quindi non devono essere divulgate queste notizie. Qui c'è la lettera di Paolo Gazzolo per chi la volesse leggere. A mio avviso questo va a cozzare, oltre che con la Costituzione della nostra Repubblica, con quanto successo recentemente in Basilicata, dove una geologa, la professoressa Albina Colella, fu querelata per motivi simili dal colosso Eni. Finalmente si è arrivata, addirittura fu querelata per la cifra modica di 5 milioni di euro, ma la professoressa Colella non si è arresa, giustamente andò avanti, e nella sentenza del Tribunale della Basilicata, che di fatto, tra virgolette, assolve Albina Colella ma condanna Eni, si dice: non vi è dubbio, parole scritte sulla sentenza, non vi è dubbio che la divulgazione dei risultati della ricerca costituisca legittima espressione del diritto di libertà di manifestazione del pensiero sancito dall'articolo 21 della Costituzione e di libertà della scienza garantito dall'articolo 33 della Costituzione senza limiti e condizioni. Questo si legge dalla sentenza del Tribunale. Allora mi chiedo, consentitemi la battuta, se l'Emilia Romagna fa ancora parte di questa Repubblica italiana, ci siamo fermati al Gran Ducato tantissimi anni fa. E anche qui bisogna anche comprendere per quale motivo ci sono ricercatori, anche presso BNG Group, che io stimo moltissimo, di cui mi fido ciecamente, che studiano da anni queste problematiche, che hanno fatto diverse volte sul nostro territorio campionature su anomali riscaldamenti dei pozzi. Ricordate il famoso pozzo di Camurana, 53 gradi. Eppure, avendo fatto pubblicazioni a livello internazionale, poi non vengono invitati loro a parlare ai cittadini, ma vengono
invitati a parlare personaggi, non faccio nomi, tale Nicol Todesco, che non mi risulta abbia delle pubblicazioni particolari su questi fenomeni. Perché non vorranno lasciare pieno azione a persone che lavorano, che studiano, che hanno diverse pubblicazioni a livello internazionale sul tema e che io stimo moltissimo, e fra queste mi permetto di citarne una, la professoressa Fedora Quattrocchi. Come ho già detto in un precedente incontro sull'etica del sottosuolo a Ravenna, a cui ho partecipato però da cittadino, vorrei che qualcuno a Roma, mi riferisco al presidente attuale dell'IMGQ Carlo Doglioni, sapesse che io e molti di noi qui sul territorio ci fidiamo solo ed esclusivamente della professoressa Fedora Quattrocchi. Cerco di concludere brevemente. Occorre fare un salto indietro di 3 anni, quando prima il professore Boschi parlava della commissione Grandi Rischi. 3 anni prima del 2012, ce lo ricorderemo tutti, il terremoto che colpì la città dell'Aquila nel 2009. Prima di quell'evento la commissione Grandi Rischi si riunì, il professor Boschi ne era membro, emise un verbale. A quella riunione, se non ricordo male, era presente il sindaco dell'Aquila, non uscì affatto soddisfatto da quella riunione, tanto che dopo la riunione chiese ed ottenne lo stato di emergenza. Poi c'è il terremoto, sappiamo tutti quello che è successo. Quella commissione Grandi Rischi andò vergognosamente sotto processo. Ben 2 processi, uno mediatico, perché noi in Italia siamo bravi prima dei tribunali a giudicarci, ma quello poi si spense subito, chiarendo bene ciò che era avvenuto. E l'altro invece giudiziario. Quello giudiziario si è concluso nel giro di qualche anno con la giusta assoluzione di tutti quei componenti, assoluzione proprio totale al 100%, tranne di un membro, un tale Bernardo del Bernardini, se giusto per non fare nomi e cognomi, si parla di questo per capire il motivo del perché, dell'esposto di cui parlavo prima, che per ben 2 mandati consecutivi triennali, non avendo scontato gli effetti di quella condanna, ha comunque continuato a presiedere l'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione Ambientale. Un carico poi si è dimesso, non per effetto di quella condanna, è questo che bisogna comprendere, ma per scadenza del secondo mandato triennale, così come prevedeva lo statuto dell'ISPRA. Allora non si capisce il motivo. Per l'Aquila si riunisce la commissione Grandi Rischi, va sotto processo e quindi viene sciolta. In Emilia non solo la commissione Grandi Rischi non si riunisce, ma ancora qui dal 29 maggio e ancora qui non si è aperto un vero e proprio caso sulla commissione Grandi Rischi, del perché non solo non si è riunita, avendo il dovere, e nessuno ne chiese la convocazione. Aveva il dovere, come giustamente ci aveva detto il professor Boschi, che si riunisse la commissione Grandi Rischi dopo il 20 maggio, perché la scienza, non lo dice Spiga, non lo dice nessun altro, lo dice la scienza e lo dimostra, che i terremoti in Italia avvengono sempre a coppie o gruppi. Si può vedere storicamente dal terremoto di Messina, dal Belice, il Friuli, l'Aquila, l'Irpinia. Lo abbiamo visto recentemente anche in centro Italia, agosto, ottobre 2016. L'Italia dall'Emilia Romagna era forse una, ahimè, no. Quando il 20 maggio scoppia, arriva la prima scossa, ovviamente tutti si chiedono come mai non era possibile che in pianura padana, eccetera, eccetera, venisse un terremoto. E si andò, come diceva prima Boschi, a cercare terremoti vecchi nel 1500, 1600, eccetera, ma si dimenticarono appunto di controllare quel verbale del 28 gennaio 2012, dove appunto la commissione Grandi Rischi allertava quelle regioni, l'ho detto prima, della pianura padana per un probabile, imminente, probabile terremoto. Per cui è vero che i terremoti non si possono prevedere a lungo termine, ma è anche vero che comunque, poiché c'era già una sismicità pregressa nell'anno precedente, tutto faceva pensare che... E quell'allarme fu ignorato. Non si capisce poi perché la commissione, è stato detto prima, si riunisce
la sequenza sismica praticamente ultimata nei primi di giugno per lanciare un allarme sul terzo segmento ferrarese che poi non avviene, quindi per fortuna. Si arrivò poi tardivamente, quindi circa un anno dopo, quando Vasco Errani istituì la commissione Chiese, qui vorrei capire chi e perché chiese a Vasco Errani di istituire questa commissione Chiese, per cui giustissima, ma vorrei anche sapere eventualmente quando fu chiesto a Vasco Errani di istituire quella commissione di Chiese, perché mi sembra assurdo che il terremoto del 2012 e la commissione di Chiese viene convocata con grande ritardo. Sostanzialmente viene chiesto due aspetti alla commissione Chiese: se l'area Cavone avesse potuto condurre in scala la sequenza sismica e se il famigerato, famosissimo, il deposito gas di Rivara avesse potuto innescare il terremoto, eccetera, eccetera. I risultati delle chiese arrivano a noi non subito, a conclusione dei lavori, arrivano anche questi dopo qualche tempo. E non arrivano perché la regione scelta unica, arrivano semplicemente perché un giornalista statunitense, se non ricordo male, Carlisle, qualcosa di simile, li pubblica su una rivista scientifica americana e poi verranno tradotti in italiano. Sostanzialmente però Lichese dice non si può escludere che le trivellazioni e la coltivazione di idrocarburi all'area Cavone avesse possa aver generato i terremoti, eccetera. Ovviamente dice no, non è possibile che Rivara abbia provocato il terremoto perché Rivara era di fatto inesistente, quando in tutti noi è stata inculcata l'idea che a Rivara avessero lavorato, trivellato e chissà quanto, invece era soltanto un progetto cartaceo. Recentemente c'è stata anche una sentenza del TAR che pone definitivamente fine al discorso Rivara. Nella stessa sentenza del TAR recentissima si legge che da almeno 20 o 30 anni a Rivara non è stata condotta alcuna attività di studio se non solamente un discorso di progetto cartaceo. E allora qui bisognerebbe che ci chiedessimo tutti per quale motivo fu tirato in ballo Rivara inesistente e non venne tirato in ballo, ad esempio, ma non vengono mai tirati in ballo in altri eventi sismici, ma anche il centro di stoccaggio a Minervio, che in risulto, l'ha anche detto prima il professor Boschi, è uno dei più importanti, grossi a livello europeo, e in Italia il centro nevralgico dove arrivano tutte le condutture di raccolta del gas per in maniera molto povera. Addirittura non è stato neanche tirato in ballo Sabbioncello, che dista appena 18 km da Ferrara, per cui perché andare a disturbare un deposito gas inesistente, quando invece poi ce ne sono tanti altri inesistenti. Però attenzione che sia chiaro, perché non vorrei quello che succedesse, che è successo a Boschi, ma ovviamente nessuno si preoccuperà di Antonio Spica, di fare dei copia e incolla su quello che dico. Io non ho titoli per dire se un deposito, le trivellazioni sono... innescano, non innescano, eccetera. Dico però, e me ne assumo la responsabilità, poiché ho la netta sensazione, questo non l'ho risposto, l'ho scritto, quindi non dico niente di nuovo, che con la commissione Chiese si è voluto provare a creare un abito su misura a qualcuno, chiamato abito, e che quest'abito stia stretto. E poiché determinati studi di queste problematiche non vengono affidati a persone esperte e competenti, ricordando che nella commissione Chiese, all'indomani della commissione Chiese, ci fu un funzionario del MISE, se non ricordo male, che parlò di corruzione, parlò di speculazione, non trovo il termine, in quella commissione, le procure avrebbero il dovere quantomeno di chiamare questo personaggio menzionato nel risposto e farsi spiegare chi, come, perché, quando, dove, eccetera, speculò in quella commissione. Allora, fino a quando il tutto non viene messo in chiaro, probabilmente è meglio bloccare tutto. Poi lo so che ci rimette il cittadino e le fonti energetiche e quant'altro, ma di
fronte a tali situazioni forse è meglio fermarsi, a maggior ragione quando si scopre che gli esiti della commissione Chiese, cercheranno di essere smentiti, smontati da ricercatori americani, e poi pare che quei ricercatori avessero fatto consulente per Lenin. Allora non vorrei che nel classico sistema all'italiana, dove controllato e controllore coincidono spesso con la stessa persona, dico, signori, fermiamoci un attimo. Concludo veramente. Che sia ben chiaro, io non ho interessi di alcuna natura da difendere qua in Emilia, né in Emilia né altrove. Non devo assolutamente fare carriera politica, perché se la sinistra, fermo restando che poi qui la politica c'entra niente, perché tutto quello che è stato scritto sono soltanto documenti scientifici. Se la sinistra non mi ama, non mi ama sicuramente il centrodestra, perché in questa battaglia, e qui lo voglio dire, mi ha isolato, ma io continuerò a battermi perché queste verità vengano fuori. Quando allora, prima di presentare l'esposto, e tuttora quando ne parlo e continuerò a farlo visto i recenti accessi atti, qualcuno mi chiedeva e me lo chiede ancora, ma perché lo fai? La risposta è una sola. Essendo originario di Palermo e avendo riconosciuti orgogliosamente, ritengo che Giovanni Falcone e Paolo Borsellino non sono morti in vano. E allora questo territorio, e a maggior ragione le proprie le vittime che il terremoto ha creato, e tranquillità, nel senso che voi capite familiari delle vittime, amici delle vittime, persone che comunque ci tengono al territorio e cercano di unire gli intenti. Le persone vicine alle vittime, voi capite che avrebbero in realtà bisogno di energia e di sostegno. Invece, vedete, è paradossale che a distanza di anni siano proprio loro che stimolano gli altri a non dimenticare. Dobbiamo prendere un insegnamento grande, perché hanno un'energia al di fuori del normale. Quello che li guida e che li sostiene è la ricerca della verità e della giustizia, che non deve essere un rivendicare, un richiedere vendetta. Non è questo il senso. Il senso è giustizia. Queste persone non torneranno più, è banale, no? Non torneranno mai più. Quindi non c'è denaro che può risarcire, non c'è sentenza che può ripagare, non c'è polemica politica che interessi, quindi questo tavolo è stato fatto oggi per tenere viva l'attenzione sul tema, ma soprattutto su un fatto che non è detto, che qui voglio dire qui prima che tutti scappiamo, perché fra un po' è mezzogiorno, ovvero queste persone hanno bisogno di sentire che lo Stato c'è. Nel momento in cui ci sono delle vittime, specialmente nel mondo del lavoro, ci deve essere una risposta certa e univoca. Quello che ha dato sconcerto è stata la procura di Ferrara che si è mossa in un modo, la procura di Modena che si è mossa in un altro, non è possibile. Quindi noi stiamo chiedendo, io sono l'avvocato di alcuni di questi familiari, ma in questo momento sono in portavoce, però vi dico che so quello che dico perché l'ho fatto io l'esposto, stiamo chiedendo che vengano riaperte le indagini per valutare queste omissioni, affinché non rimangano parole vuote a un tavolo o domani sul giornale. Quindi chiedo un applauso a sostegno di questi candidati. Hanno la forza di portare avanti una battaglia dopo 6 anni
per non far dimenticare e soprattutto perché non succeda mai più. Voglio aggiungere questo, perché non succeda mai più, perché non ci siano altre vittime incolpevoli, perché le scuole siano sicure, perché gli ospedali siano sicuri e perché ci siano risarcimenti statali. Quando ci sono delle vittime per una calamità naturale, nessuno risponde. Siamo stati in Parlamento, ci hanno invitato, ci hanno lasciato anche la parola ed erano perplessi e piuttosto attoniti su queste richieste. Quindi questo comitato, a cui vi chiediamo tutti di aderire, pure questo, non fermatevi solo al buffet a comprare una maglietta o un libro, ma per piacere aderite, venite alle riunioni, venite con noi e portate avanti con energia, quell'energia che queste vittime, perché le vittime sono i familiari dei poveri ragazzi che non ci sono più e di tutti quelli che sono mancati, meritano. E quindi vi stiamo chiedendo, dopo 6 anni, con molta calma, con molta tranquillità, ma abbiamo dovuto elaborare il lutto, di darci anche la forza di continuare e di credere in quello che stiamo facendo. E aderire a questo comitato significa fare in modo che a livello nazionale, ma anche oltre, come diceva Cocchi, ci stanno chiamando dal Messico, fantastico, andiamo a proporre la possibilità di prevenire e di avere una sensibilità di prevenzione. Quindi un risarcimento che può essere anche un indennizzo statale. L'abbiamo pur fatto con la guerra. Come mai con le calamità naturali non si può fare? Quindi anche questo è un tema di riflessione. Il nostro ringraziamento speciale a Palma Costi, lo voglio dire perché l'assessore ci è stata vicina, è venuta più volte a riunioni private, il fatto che oggi non sia qua in pubblico è perché aveva degli impegni concomitanti, e in privato ha chiesto, si è interessata, sta facendo in modo di portare avanti dei progetti individuali, e ringraziamo la Giunta perché ha dedicato in un fondo una somma importante ai terremotati e agli alluvionati di 250.000 euro, visto che nessuno l'ha detto, Cocchi non l'ha detto, ma mi sembra giusto riconoscere ciò che c'è e che esiste. Chiediamo quindi con forza giustizia alle autorità giudiziarie e diamo la parola alla professoressa. Sono interessato anche dell'evento sismico di Ischia dell'anno scorso,
campi flegrei, e quindi siamo in linea con il tema del convegno. Ho apprezzato oggi, innanzitutto, veramente ringrazio Fabrizia, la collega, il comitato Vite Scosse, i suoi componenti, il suo presidente, per questo invito a poter partecipare qui. Qual è la ragione del mio intervento? Io volevo sensibilizzare un po' tutti, anche alla luce della esperienza che ho maturato in questi anni, sul tipo di azioni che possono essere, diciamo, poste in essere in questi casi. Cosa si vuole ottenere? I vari comitati, le varie persone che in questo terremoto, in questi eventi sismici, sono stati colpiti, cosa vogliono ottenere? Qual è il risultato che si vuole raggiungere? Perché dobbiamo partire da questo. Volete ottenere un contributo pubblico per la ricostruzione? È un discorso. È una cosa ben distinta da ottenere sia giustizia che risarcimento del danno. Sono due voci distinte. Una cosa è un contributo pubblico, che ovviamente non può essere un contributo che ristora, non c'è, e su questo concordo con la collega Di Vento, non c'è indennizzo, non c'è risarcimento, non c'è pagamento che possa ripagare la perdita di una vita umana, che possa ripagare non solo questo. Io sono stato da un paio di giorni qui e parlavo con una signora dell'albergo che ci ha ospitato, che è qui vicino, e ha detto la signora: noi per 2 anni siamo stati con la valigia ogni sera, con la valigia nascosta, voglio dire, pronta all'uso, con gli abiti già ben sistemati, perché all'occorrenza dovevamo uscire fuori. Questo è un danno che non vi ripagherà lo Stato, che non vi ripagherà il contributo di protezione civile, perché questo danno esistenziale che è connaturato a questi eventi è un danno che può essere semmai solo accertato in una sede giudiziaria. Io ho esaminato anche quello che è stato fatto dal punto di vista giudiziario e mi sono accorto che le procure, anche con una disposizione contraddittoria, come ha detto la collega, si sono indirizzate su che cosa? Chi è responsabile di quelle morti, di quelle perdite umane? Chi è? Hanno individuato come responsabile alcune procure i proprietari di imprese, proprietari di questi capannoni, perché questi capannoni non sarebbero stati realizzati, progettati o adeguati secondo la normativa tecnica per le costruzioni. Quindi, se così, giustamente hanno una responsabilità e devono risarcire i danni. Io però mi chiedo e vi chiedo, alla luce anche di quello che abbiamo sentito oggi dal professore diciamo, che Bosco, dal consigliere Spina, a cui ho collaborato in questo accesso A, siamo venuti a sapere di determinati fatti che potrebbero, dico, attenzionati e approfonditi, configurare delle responsabilità. Perché, signori miei, quando si parla di questi eventi, cosa ti dicono tutti all'indomani di questi eventi? Ti dicono: si tratta di eventi imprevedibili, si tratta di eventi eccezionali, si tratta di eventi inevitabili. È come per dire: mettiamo le mani avanti, sono cose eccezionali, sono fatti eccezionali, non si può fare nulla, quando accadono accadono. Non è così. Io voglio lasciare questo messaggio per farvi capire: non è così. Tutta la normativa che è stata adottata in materia, per esempio, di protezione civile, una normativa che riguarda la previsione, la prevenzione del rischio, che cosa significa allora? Perché è stata adottata? Perché è stata approvata? Ci siamo chiesti questa normativa se è stata regolarmente applicata? Io vi chiedo e vi chiedo: le procure del vostro territorio hanno accertato questi fatti che oggi sono stati detti
ma sono stati detti a distanza di 5-6 anni. Nell'immediatezza di questi fatti si è indagato? Noi vogliamo che si indaghi su questi fatti. Se ci sono state delle condotte doverose perché previste dalla normativa di prevenzione, di previsione dei rischi, di contrasto, mitigazione del rischio, non sono e non debbono essere soltanto lettera morta che non ha un'applicazione. Questo me lo sono sempre sentito dire in tutti i tagli, ma lascia stare, è sempre stato così, non cambierà nulla, non, diciamo, è un discorso troppo complesso, metterebbe in campo troppe responsabilità. Io vi dico che mi associo allo stesso invito della collega di non demordere, di continuare questa battaglia della giustizia. Non è così, le competenze ci sono delineate normativamente. Io non mi sto qua a tediare con citazioni normative e quant'altro, perché non vuole essere questa una lezione, assolutamente. Ma le norme ci sono, le competenze sono delineate. E quando ci sono norme e competenze ci sono anche responsabilità. Chi deve indagare? Deve indagare l'autorità giudiziaria, la procura. La procura ha indagato su questi fatti che oggi sono stati detti dal professore Boschi, frutto anche di accesso atti dal signor Spica. È stato fatto? Se non è stato fatto, perché non è stato fatto? Se è stato fatto, accediamo all'attività di indagine. Allora ci spieghino. Dovrebbe la procura, se non c'è stato un processo, e credo la collega può confermare, non c'è mai stato un processo finora in cui è stata accertata una responsabilità di questo tipo. Perché non c'è stato? E non è soltanto una questione, è una questione di giustizia, una questione di responsabilità. E quando parliamo di responsabilità parliamo anche di risarcimento, perché chi è responsabile, nella misura in cui verrà accertata una responsabilità, se questi soggetti, parliamo di commissioni grandi rischi, parliamo di Dipartimento Protezione Civile, parliamo di organi centrali e periferici dello stesso Dipartimento, parliamo di regioni, rispetto ai comportamenti dovuti, previsti dalle norme, sono stati rispettati? Io non dico che questi soggetti non le abbiano rispettate, io dico, è stato accertato, ci si è posti questa domanda, si è verificato questo, se non è stato fatto lo si può ancora fare, lo stiamo già facendo con i consiglieri Spica, e chiaramente anche il nostro invito è quello di poterci supportare in questa che non è l'azione del comitato, l'azione di Spica o l'azione di un terzo, è un'azione invece di persone che vogliono avere giustizia, ma non giustizia, voglio dire, fine a se stessa. Noi non siamo, appunto, non facciamo discorsi né politici né polemici, siamo concreti. Io sto parlando in termini concreti, non vi sto citando norme, leggi e quant'altro. Io vi dico semplicemente, ci sono queste possibilità, ci sono queste azioni, noi le stiamo portando avanti. Noi riteniamo che la risposta data dalle procure non sia adeguata, non sia sufficiente. Responsabilità non è soltanto di chi è proprietario del capannone laddove non ha rispettato la normativa tecnica per le costruzioni, ma vi possono essere anche responsabilità, accertiamole. Se procura ha accertato questo, ci deve dire che cosa ha accertato, che tipo di indagine ha compiuto. Ho capito, diciamo, capito? Purtroppo la collega sa che togliere il microfono a un avvocato è impossibile. Comunque io accetto e comunque vi ringrazio tutti davvero della vostra prima ospitalità come regione, come comitato, e ribadisco, io sono a disposizione per voi insieme al comitato, alla collega, e quindi un ringraziamento a tutti per la vostra partecipazione. Grazie. Una domanda. Noi non abbiamo noi non hanno un ordine, mi chiamo Imo Vanni. Non ho capito, scusa. Mi chiamo Imo Vanni. Piacere. Molto lieto.
Quanti altri interventi ci sono a seguire, perché avremo da dire a margine qualcosa che possa, speriamo, contribuire a fare. Abbiamo la dottoressa, abbiamo le due ragazze del film e abbiamo, certo, e abbiamo il nostro amico Bruno. Perché potrebbe eventualmente rispondere a qualcosa a seguito, se gradite. Noi adesso finiamo i nostri interventi, poi dopo le diamo. Io prima avevo chiesto chi voleva parlare, se ricorda. Non c'è tempo. No, prima ho chiesto, qualcuno vuol dire qualcosa, sì, forse lei è riuscito. E a margine di ciò che è stato detto dopo, lei ha chiesto. Ah, d'accordo. Allora deve avere pazienza un attimo, ci mettiamo 10 minuti. Grazie. E quindi poi avremo terminato, grazie. Sarò rapidissima allora. Situazione. Tanto mi presento, io sono qui sostanzialmente come esperto in geoetica a seguito soprattutto della mia esperienza sia come, diciamo, dirigente sindacale ANPR, Associazione Nazionale Professionale di Ricerca, sia come membro del Settlement Energy del Ministero e soprattutto grazie alla mia esperienza sulla comunicazione dopo aver fatto due master, diciamo, in della Business School del Sole 24 Ore, comunica, che mi hanno dato un grosso input per quanto riguarda il comportamento deontologico. Ho lavorato in Emilia, qui vi darò alcuni ricordi, ma soprattutto alcuni spunti di riflessione in generale, non solo per l'Emilia, ma su come lavora la scienza e la ricerca. Che Camillo D'Amico ha detto in televisione: se io trovo un ladro che ruba le mie posate a tavola, non devo necessariamente attendere il terzo grado di giudizio del potere giudiziario, non lo invito più a casa mia e basta. Perché dico questo? Perché purtroppo noi abbiamo tre poteri: giudiziario, esecutivo, legislativo e poi il quarto potere della stampa, che non è banale, di cui mi occupo. Diciamo con articoli sulle 24 ore, Washington Post, Corriere, sono opinionista su vari giornali, perché se il potere giudiziario, le procure sono lente, noi siamo più lenti delle procure, ad accettare sui nostri territori in Italia delle situazioni invasive dal punto di vista del rischio. Perché la procura è lenta e allora aspettiamo il giudizio della procura, altrimenti dobbiamo dire come Davigo: intanto non invitiamo quella persona nel nostro territorio a lavorare, a dare pareri, anche perché i pareri della scienza sono singoli, sono della singola persona, del singolo scienziato. Non esiste il parere di un ente, il parere di un ente è fatto da 3 persone, da 5 persone, se è fatto da 1000 persone che firmano quel parere, è un parere di ente. Ma qui si sta confondendo ormai da qualche anno il fatto che arrivano questi pareri, queste commissioni, queste, e si dice è il parere di quell'ente. Non è così. La Gazzetta Ufficiale, abbiamo fatto questa legge, abbiamo perché contribuisco pesantemente a scrivere le leggi di questo Stato da 20 anni, dispositivo per la tutela degli autori di segnalazioni di reato alle irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavori pubblico o privato. Ovviamente dopo questa legge, che è del 30 novembre 2017, chi di noi scienziati o non scienziati fa una segnalazione all'ANAC, l'autorità per l'anticorruzione, o alle procure, non può essere né disciplinato né licenziato. Questa è una legge fondamentale che cambia la vita del nostro paese. E vi ricordo che quando qualche anno fa un funzionario del partito PD, di cui facevo parte, fece un emendamento per una legge infilando la parola whistleblower, cioè la parola fischiettatori nelle pubbliche amministrazioni, cioè coloro che se si rendono conto di un presunto reato lo segnalano a chi conosce le leggi, quindi l'ANAC e la procura. Questo emendamento fu cassato rapidamente. Io ho ultimamente un colloquio con questa gentilissima persona che scriveva leggi
fino a poco fa, quando adesso il Parlamento si è debuttato di una serie di bravissime persone del PD che scrivevano leggi, che non sono i parlamentari, attenzione, sono i funzionari, gli esperti, gente laureata magari in statistica economica, che sono i veri politici che scrivono le leggi, perché non pensate che le leggi le scrivano chi magari c'è la terza media. Quindi questa legge è fondamentale per il nostro futuro, il nostro passato no, perché questo è recente. Poi c'è l'aggiornamento del piano nazionale anticorruzione del ministro, come vedete è datata 14 maggio, siamo proprio l'altro ieri. Noi abbiamo ora delle tutele, abbiamo la legge anticorruzione, prima non c'era, nel 2012 chi parlava non c'aveva un punto di riferimento, non c'aveva l'ANAC, non c'aveva il modulo con cui condurre una segnalazione. Noi della scienza italiana siamo quelli che abbiamo il sapere. Il politico decide, come ha detto Boschi, in base alla Gazzetta Ufficiale 2003, che produciamo noi, non è che li produce il politico spesso non c'ha la terza media. E questo è un danno, perché per esempio andiamo in Francia, chi fa il parlamentare spesso e volentieri, anzi credo addirittura obbligatoriamente, ha fatto una scuola di amministrazione oppure dei master, diciamo, di secondo livello. Quindi stiamo, io come membro del Seplan Energy, che sostanzialmente si occupa delle politiche energetiche in termini di scienza, quindi Band, Horizon, eccetera, anche per quello che insegno all'università, lo stoccaggio gas, geotermia, eccetera, mi sono imbattuta in una serie di problematiche. Questa parte ve la risparmio perché vi spiego che cos'è il Seplan Energy, le decisioni, quali sono le lobby, quali sono gli interessi di tale lobby, compreso quello delle rinnovabili, e quindi come si è arrivati anche addirittura in Emilia a mettere insieme tutta una serie di filiere, tra cui quello che noi in Emilia abbiamo, cioè stoccaggi, geotermia e idrocarburi. Tutte insistono su un territorio in cui gli usi sinergici conflittuali delle attività produttive devono essere pianificati prima, non dopo che sono stati fatti. C'è stata questa pianificazione in Emilia-Romagna? Punto di domanda. Quando avvenne il terremoto, io adesso ho pochissimo tempo perché mi hanno dato 10 minuti e invece mi hanno detto che erano 20, quindi questa parte ve la risparmio. Posso solo dire che ho pubblicato diversi lavori anche su Applied Energy, sulla pianificazione energetica delle regioni, in questo caso Lazio e Campania, insieme al professor Boschi, il professor Spena, con cui io insegno all'Università Tor Vergata ingegneria energetica. Allora, noi abbiamo un territorio molto sismico, possiamo lavorare sostanzialmente in due modi. Nel modo in alto forse si vede poco. Il soggetto che fa uno stoccaggio, che fa un campo di idrocarburi, che fa un campo di geotermia, nel peggiore dei casi, in una situazione presuntivamente corruttiva, c'ha quattro pallocchi intorno che lo assillano, cioè l'industria è assillata da spesso politici locali corrotti che vogliono un tornaconto rispetto all'opera da mettere in campo, ambientalisti non tecnologici ma ambientalisti ideologici che vogliono un tornaconto, magari dell'ambiente non gli interessa nulla ma vogliono un tornaconto dall'opera che si sta posizionando, fosse esso un campo di idrocarburi, stoccaggio, geotermia. Abbiamo le assicurazioni, che se sono assicurazioni che vogliono essere obbligatorie, cioè il mio capannone, la mia casa devono essere assicurate obbligatoriamente, a quel punto diventa una tassa privata, io devo poter assicurare solo se non è obbligatorio. E poi abbiamo la lobby, diciamo, del monitoraggio, di cui io mi occupo, ma anche a livello etico. Il monitoraggio non può essere fatto da un ente pubblico, da una persona di quell'ente pubblico che nel contempo ha uno spin-off privato. Ci sono casi attuali, anche in Emilia, di gente che ha magari il ruolo, che ne so, in commissione grandi rischi, in un'università, e c'è lo spin-off in privato. Ma stiamo scherzando? O fai la commissione di grandi rischi o produci strumenti in privato oppure stai all'università, non è che puoi fare tutto insieme, ponendo una serie di drammatiche situazioni per i cittadini, perché poi se devo vendere strumenti, ovviamente sono una commissione di grandi rischi, voglio mettere quegli strumenti a monitoraggio. Questo io ho assistito,
Quando Terlizzese Franco, io lo scrissi sul Sole 24 Ore, e ringrazio ancora il defunto vice direttore del Sole 24 Ore che mi permise, tra l'altro quell'articolo concludeva: caro Renzi, non sei giovane solo tu, insomma, scritto sul Sole 24 Ore ci vuole un bel coraggio, voglio dire. Io scrivevo che se Franco Terlizzese, ottima persona, disse che c'erano stati degli speculatori sul caso Commissioni Chiese di Rivare e quant'altro, questi nomi non sono ancora usciti fuori, fermi tutti, ferma la Commissione Chiese, fermi gli stoccare, fermi tutti. Quindi è molto importante il modo di lavorare, quello sotto, in cui la politica non deve essere corrotta. Abbiamo provato con lo sblocco Italia, l'ho scritto anch'io insieme al PD, quando era al PD, aboliamo i politici locali corrotti, le mazzette, guarda, sblocco Italia, esiste solo lo Stato, ma seppure lo Stato è corrotto torniamo alla regione, ai comuni, alle province e anche alle sottoprovincie, perché io non posso ammettere che nello Stato qualcuno dica ci sono speculatori e non mi dica i nomi. Fermo tutto, mi dici noi e poi prendiamo il tutto. Ovviamente abbiamo una situazione in cui i giornali non ci sono più, ci sono i nuovi media relation che sono molto più potenti e immediati dei giornali, e io lavoro molto su questo, perché ormai come opinionista vado a vedere quello che scrivono sui giornali queste robe. E soprattutto c'è la necessità ormai di far vedere anche con stampanti 3D come è fatto il nostro sottosuolo. In Emilia ci sono molti stoccaggi, molta geotermia, molti idrocarburi, facciamola vedere ai cittadini ormai con una stampante 3D, ti riproduco il sottosuolo nella stessa identica proporzione, facciamolo, costa pochissimo. Facciamolo come progetto di questo comitato. Con 5.000 euro si fa una riproduzione del sottosuolo di tutto quello che c'è qui sotto, basta avere i dati dovrebbero essere pubblici, eccetera. Quindi noi abbiamo fatto tantissimo lavoro con la popolazione, abbiamo fatto in particolare io e Boschi da direttori di scuole internazionali sugli stoccaggi, sulla geotermia, anche con gente dell'Emilia Romagna, abbiamo lavorato tantissimo per far sapere, e anche la responsabilità del progetto del sottosuolo in Italia. Poi arriva il terremoto. Io vengo chiamata in commissione di grandi rischi come responsabile del funzionale stoccaggio geologico, geotermia e geochimica dei fluidi il 2 luglio, riunione congiunta della commissione di grandi rischi, ed era la prima in cui il settore rischio sismico, il settore infrastrutture e il settore idrogeologico erano insieme. Faccio una dissertazione di circa un'ora che non posso ripetere, ma io vi lascerò queste slide, c'è tutto quello che io dissi allora. E io chiesi alla commissione chiese allora nel 2012, non nel 2014, 2 anni dopo è chiaro che non ci sono più le prove, non c'è più niente, ci si è inventati che Cavone che sta a 27 km, non voglio ripetere quello che hanno detto. Quindi io ritengo che ci sia stato un problema. 2 pesi e 2 misure, questa è la figura dei terremoti che sono avvenuti tra il 20 di maggio, il 5 giugno, cioè quando c'è stata la prima riunione della commissione dei grandi rischi, quindi ancora 15 giorni di scosse, non so se vedete quante scosse sono, e tu non ti riunisci, ma sei esperto, sei etico o no? Mi domando. Dopodiché, chiaramente, qui vado avanti su quello che dissi. Dico una delle ultime cose che voglio dire: collegato Vaccari del PD che abolisce tutti gli stoccaggi in acquifero profondo, questa è una diffida fatta dai 5 Stelle ovviamente, per dire se tu abolisci tutti gli stoccaggi in acquifero profondo in tutta Italia, siccome anche gli stoccaggi in zone stoccaggio del vetro sono degli stoccaggi in cui c'è contatto tra acquifero e gas, tu, legislatore che non hai definito cosa sono gli acquiferi profondi, di fatto vieti gli stoccaggi in tutta Italia, che è una follia collettiva, insomma, no? Quindi il legislatore collegato ambientale regionale Vaccari, non essendo competente a scrivere leggi,
ovviamente ho dovuto scrivere sul Sole 24 Ore insieme a Boschi un articolo molto duro, a firma a rischio paralisi depositi di cassa e trasporto via nave, va bene? Chiaramente queste sviste non sono sviste, la gente si deve dimettere dal proprio ruolo se non è capace. Sul Sole 24 Ore, Giacomo Giliberto, così la scienza contesta il Parlamento, e questa la trovate, basta digitare su internet. Ora si vuole fare lo stoccaggio a San Pulito Codignola? Belli miei, noi faremo tutto, ma solo quando i signori che hanno permesso quella situazione pregressa, e quindi la procura si deve sbrigare a fare queste indagini, sono correttamente, serenamente, dandoci la mano, a casa. Altrimenti, quando si vuole ripressurizzare a San Pulito Codignola, mi devono spiegare, siccome è un acquifero profondo, San Pulito Codignola, il legislatore parla chiaro, è vietato, eccolo qua, c'è la legge dei bancari, è la legge dello Stato, non regionale, ha vietato tutto in tutto lo Stato, e noi geologi non possiamo accettare questo. Quindi andiamo avanti, io non vi spiego qui adesso, c'è 10 minuti, che cos'è uno stoccaggio, ma qui c'è tutto, quindi la cosa importante è che voi sappiate che ci sono commissioni, le commissioni sono fatte di persone, vi invito a vedere persona per persona coloro che hanno avuto incarichi e che cosa hanno fatto nel passato coloro che hanno fatto incarichi. Ovviamente per quella legge che vedevamo all'inizio, noi dipendenti pubblici siamo obbligati a denunciare all'ANAC o alla procura se ci sono fatti tali per cui quelle persone messe in quelle commissioni hanno fatto abusi o presunti tali, anzi presunti tali perché è sempre comunque la procura che decide, ma se la procura è lenta noi siamo più lenti di loro, ma proprio lenti siamo. Allora noi invece, per esempio con l'ENEL abbiamo fatto un bellissimo lavoro, io ero responsabile di questo progetto ENEL per lo stoccaggio Romanengo in Lombardia. Abbiamo informato i cittadini di che cos'era uno stoccaggio e con serenità andavamo avanti. Ovviamente, come vedete, in grandi situazioni di strutture sismogenetiche dove tutti gli stoccaggi italiani sono nella stessa situazione di San Pulito Codignola o di Romanengo. L'Italia è piena di strutture sismogenetiche, però, come ricordava Boschi, Minervio, che è un buonissimo stoccaggio gas finora, portato molto bene, ci ha avuto una serie di scosse, diciamo, e non ha avuto nessuna conseguenza quando ci sono state le scosse della sequenza sismica. Quindi se vogliamo lavorare bene, si lavora bene, ma l'importante è farlo con le persone che non abbiano, ovviamente il progetto ora è in sovrappressione, questo che vedete è un classico pozzo della zona di Comacchio, Copparo, in cui c'è fuoriuscita di fluido, perché ovviamente dopo 50 anni, 100 anni i cementi sono assolutamente... Ho proposto insieme alla regione Emilia, mi ha fatto una bellissima lettera l'assessore Patrizio Bianchi, di mettere in sicurezza con un progetto LIFE questi pozzi a Copparo. Facciamolo come comitato Vite Scosse. Non è che ci vuole tanti soldi per fare queste cose. Una chiusura mineraria intelligente che mi dice che questo pozzo sta per eruttare, come è venuto a Copparo, ma ci vuole quanti soldi ci vuole? 10.000 euro a pozzo? E facciamolo come Vite Scosse, diamo un fondo a questo comitato, fa una sede con un museo, con tutti i libri, le fotografie delle persone scomparse, il progetto, ci facciamo un questionario in cui lavoriamo sui transienti che avvengono prima dei terremoti. Io prima del terremoto dell'Emilia ci sono stati tantissimi segnali negli animali, nei fluidi. Perché non lavoriamo più? Tutti lavorano solo sulla mappa di pericolosità sismica che ci dice in grandi linee a lungo termine quando ci sarà un terremoto, ma gli studi sulla previsione dei terremoti possono essere fatti anche per capire se un terremoto arriva a breve. Non siamo ancora arrivati a quella conclusione, ma lavoriamoci, facciamolo con i cittadini, perché sono i cittadini che hanno gli animali, i pozzi, i fluidi. Addirittura io ci ho avuto segnalazioni di acque calde prima a Campo Santo, prima del terremoto,
ma se noi fossimo stati tutti insieme a giudicare questi segnali della terra, io questo questionario l'ho messo al comune di Spoleto, al comune di... non vado oltre. Va bene, però vi spiego cosa c'è qui. Qui spiega tutto sulla geotermia, quello che c'è nel vostro territorio, il referaggio che ho fatto delle linee guida. Ci sono tutti i quesiti a voi cittadini su ambito campi petroliferi, mi farete sapere le vostre risposte, vedete che terremoto. Scusate. Piccola scossa. Qui dice dei quesiti, voi mi rispondete sì o no e mi fate avere le risposte, è un questionario sulle zone petrolifere. Ci sono dei link sulla confusione istituzionale dopo la commissione Chiesa, li leggete tutti, molti sono soprattutto di Enzo Boschi. Ci sono delle conclusioni che io detti alla commissione Grandi Rischi come incaricato dal mio ente allora di andare, c'è tutto, c'è solo da leggere. Grazie. Siamo dilungati, abbiamo i saluti dell'amministrazione, la persona dell'assessore che si presenta, dice quale amministrazione rappresenta, grazie. Buongiorno a tutti, sono l'assessore Mastandrea delle Terre del Reno, mi alzo in segno di rispetto nei vostri confronti per aver portato questa bellissima iniziativa nel nostro comune, ho il piacere di vedere dei miei concittadini in mezzo a voi. Ho il piacere di vedere delle persone che hanno lavorato durante il terremoto con l'amministrazione che era in carica in quel momento, l'Angela, ex sindaco di Mirabello, la dottoressa Rossi, che è stata fatta momento dei campi, persone che l'avete visto, l'ex sindaco di Sant'Agostino, Toselli. Io stessa mi sono occupata della sanità su questo territorio, e chi continua a vigilare sulla ricostruzione come l'ex consigliere Baruffaldi, che invece è in fondo all'aula. Io sono veramente contenta di aver sentito tutte queste cose che magari in un secondo momento sono un po' passate un po' dietro le spalle dei nostri dimenticatori, un po' per pigrizia, un po' per pigliaccheria, e invece è molto importante tenere questo entusiasmo, tenere questa voglia di fare. E sono veramente orgogliosa oggi di aver sentito anche la professoressa Quattrocchi, che ha comunicato, penso che l'abbia fatto sentire a tutti voi, la voglia veramente di portare qualcosa di nuovo, della competenza con cui si possono fare le cose e soprattutto della voglia che si ha di fare queste cose. Io vi ringrazio tutti, scappo perché sono una mamma, vado a prendere la mia ragazza, e comunque grazie a tutti e grazie a questo splendido comitato. Grazie. Una parola anche Cocchi, quindi per programmare i lavori, io farei così, sempre se le ragazze sono d'accordo, perché le lascio ultime ma non sono ultime, anzi è una conclusione veramente gioiosa, e insieme al nostro amico che ci leggerà una serudella, la parte artistica diciamo. Quindi io lascerei la parola al signore del pubblico, poi farei due parole a Cocchi e poi diciamo la parte artistica, va bene? Siete d'accordo? Un po' di stravolgimento di programma, grazie. Venga pure qua con noi. Anche lei si presenta, ci dice chi è, come la presenta, perché parla. Grazie. Grazie a lei, Riccardo Piccaio, io peraltro sono bondenese di nascita, per cui guarda. Dunque, intanto grazie di averci invitato a questo incontro, perché non ne conoscevamo neanche l'esistenza di questo comitato ed è un po' grande. Perché? Mi chiamo Imo Vanni, sono residente a Mirandola, ma stamattina qui metà della platea era occupata da dei rivaresi, quindi da dei sanfeliciani e altro. Ecco, apparteniamo a tre comitati distinti che si sono, nel caso mio, occupati di rispetto dell'ambiente addirittura dal 1991, per cui siamo cresciuti in epoche non sospette, perché la sindrome di NIMBY è stata troppe volte presa in considerazione per giustificare la violenza che il territorio a un certo punto poteva essere chiamato a sostenere, e su questo noi non ci stiamo, ok? Rispettiamo la scienza,
rispettiamo la scienza della professoressa Quattrocchi, così come del professor Boschi, che però, ahimè, è fuggito perché ci ha riconosciuto. E spiego le ragioni. Aveva l'autopubblica che lo aspettava fuori. Guardi, va bene. Lasciamo stare, io non siamo qui per polemizzare, ecco, vale, perché, vale. Ottima soluzione. Perché noi siamo fratelli. Terremoto l'abbiamo avuto anche noi. Speriamo. Io ho perso 3 amici che non ci sono più. Per cui non confondiamoci col fischio del treno, perché noi non siamo qui per polemizzare, siamo qui per mettere dei puntini sulle i, perché con lo scaricabarile, che si è sentito anche oggi, come diceva mia nonna è campata a 92 anni, e 92 anni ha sempre asserito che la colpa non si è mai sposata. Da quando esiste? Bene. Correva l'anno 2008 e a Mirandola era indetto un convegno patrocinato dal allora Carlo Giovanardi, che appoggiava a pieno titolo, che ovviamente se leggiamo la stampa e tutto il web non corro smentite, appoggiava il deposito di gas di Rivara. Okay? In quella serata furono invitati i tecnici, probabilmente pensava il Giovanardi, a sostegno di questa causa. Bene, io sono quel cittadino che chiese al Boschi cosa poteva accadere se un terremoto di una certa entità, come avevamo sentito 2 settimane prima a casa nostra, cosa poteva accadere nel caso si fosse verificato in presenza di quel deposito, che non confondiamoci anche lì. Quel deposito era un progetto, non è mai stato fatto, non è mai stata fatta una perforazione, per cui tutte queste fuorviate di informazione hanno avuto anche loro il loro obiettivo, per cui era allarmismo comune che non è servito assolutamente a nulla se non danneggiare i comitati per procurato allarme, quando noi ciò che asserivamo era detto da sempre, lo diciamo anche oggi. Professoressa, non è continuiamo ad equivocare su acquifero profondo, sì, acquifero profondo no. Allora, sappiamo tutti che Minervio è sicurissimo, perché da quando esiste, statistica, da quando esiste lo gonfiamo e lo sgonfiamo continuamente, non è mai successo nulla. È successo il terremoto, non è successo nulla, pozzo. Quello che si ipotizzava a Rivara era un acquifero profondo, laddove il gas in natura non c'è mai stato, a differenza di Minervio, del Cavone e di tutti gli altri pozzi del nostro bravo Mattei. Dove il gas è sempre esistito, intrappolato nelle rocce, lasciamo stare il freddo, che in Italia non si fa altro paventato allarme di cui noi non siamo i delatori di questo. Dove è sempre esistito il gas se ne può continuare a mettere, dove non è mai esistito guardiamoci un attimo. Questo è quello che volevamo significare. Ci sono tanti acquiferi salini in benissimo, sovrappressurizzare gli attuali deposti, certo. E come arrivare, identico strucciato a livello teorico. Dopodiché il vostro comitato di allora non si ricorda bene, perché noi eravamo lì per studiare, il professor Boschi chiedeva una rete sismica, io che mi occupavo della parte relativa ai gas nei suoli per capire se prima del deposito già usciva gas o no, stavamo studiando il lavoro, ma per questo non si può smettere di studiare. Noi siamo i primi a dirlo, ma ci mancherebbe altro, ma stiamo scherzando. Allora siamo d'accordo su tutto. No, non siamo d'accordo su tutto, perché non siamo d'accordo su cosa voi avete trasmesso pubblicamente, per ciò che anche lei quella sera era presente, in veste pubblica. L'allora Boschi era presidente della INSV, non era mio cugino. No, non stavate studiando, stavate solo facendo delle dichiarazioni vergognose. E adesso le cito. E mi perdoni il consigliere, le citazioni che farò ora sono pubbliche. Mi assumo la responsabilità. Sia democratico. Non sono democratico. Sia democratico. Allora, io le ho lasciato uno spazio perché è educato e perché abbiamo chiesto. Adesso è interessante anche quello che state dicendo, ma purtroppo non è l'oggetto di questo conto. Come non è l'oggetto? Qui si continua a farsi una verginità, anche quelli che hanno fatto delle dichiarazioni vergognosissime, che sono registrate non da me e non da quel fantomatico filmato che c'è su YouTube, che peraltro riporta esattamente le dichiarazioni registrate dalla forza pubblica, Vigili Urbani, quella serata. Professor Boschi, allora. Dottorare la zona. No.
guardi, le, io dissi, perché allora altrimenti, signori, sta agli atti, no? Cioè non sto inventando niente, è tutto qui registrato. I giorni scorsi abbiamo traballato un bel po' e quindi l'unica cosa che non potremo mai sapere è cosa succederà a fronte di un terremoto di quelli come siete. Perché prima o poi potrebbe succedere anche questo. Giovanardi faceva notare che l'obiezione principale alla realizzazione del deposito di gas di Rivara, che non si può fare il deposito perché in quella zona c'è il rischio terremoti, facciamo rispondere Boschi. Boschi, mi ha interrotto il cittadino, ero io. Mi ha interrotto il cittadino che ha sentito il terremoto dell'altro giorno, 2 settimane prima. È stata una cosa, un'esperienza piacevole, ma è sopravvissuto. Ma quello che abbiamo fatto con grande precisione è stabilire qual è la possibile accelerazione del suolo, possibile sollecitazione che si può avere in qualunque punto della Valpadana a causa dei terremoti. Questo è riportato anche nel filmato di YouTube. Su una base di uno studio particolarmente complesso che mi piacerebbe mostrarvi, ma ci servirebbe qualche ora, in quanto per convincervi dovrei mostrarvi tutti i ragionamenti che abbiamo fatto puntini e puntini, quindi sappiamo dire con precisione che quella zona non è ad elevato rischio sismico. Per quanto riguarda la sismicità della Valle Padana, è ben identificata, si possono avere scosse anche profondità di 100 km, mi lasci finire, non l'ha interrotto nessuno, di 100 km, sempre con profondità focali molto elevate, e maggiore è la profondità, minore è la capacità distruttiva del terremoto. Poi cosa succede? In una intervista televisiva pubblica di Bruno Vespa, mi viene chiesto, ma se... con tutta questa certezza, no? Lì non potrà mai venire un terremoto sul registrato del terremoto. Vespa gli dice, ma se fosse capitato il terremoto a seguito della costruzione di questo deposito, cosa sarebbe potuto succedere? Non lo so. Allora, qui bisogna che a qualsiasi età uno decida cosa può fare da grande, professoressa. Perché non si può ora fuorviare dal possibile pericolo pubblicamente da funzionari dello Stato rassicurare quelli che, come diceva l'avvocato Micai stamattina, noi dovevamo morire tutti annegati a causa del Po, ma mai sotto un rudere perché ci è venuto addosso. E adesso la colpa, ovviamente, della legge, di chi l'ha applicata, come se applicare una legge, assessore, consigliere, avvocato, ma io non sono qui per fare l'avvocato della regione o delle normative, non me ne intendo, non è il mio mestiere, sia chiaro, ma una normativa la mettiamo in pratica dalla mattina alla sera con quella che è la burocrazia in termini qualsiasi, in un qualsiasi comune, per giunta quelli piccoli, per giunta quelli grandi. Prego. Scusa, mi interrompo. 9 anni. Sul nuovo, ma sul vecchio non è una cosa fattibile, signori. Ci crollano addosso ancora dei fabbricati storici che sono del secolo e del secolo e del secolo. E a mettere a posto queste robe qua non ci vogliono 3 giorni, neanche 9 anni. Perché è la burocrazia che li ferma. Quindi, mi perdoni, la verginità a Mirandola voi non ve la siete rifatta. Posso replicare? Lei non può accusare un gruppo di persone, io, Boschi, il professor Doglioni, c'era, che stavano studiando un deposito impossibile, e nessuno può accusare il fatto che quando c'è un deposito di stoccaggio gas come Minerva, vi siete soli, vi siete usati da soli. Noi dobbiamo assolutamente chiudere. Scusate, il prossimo anno facciamo una giornata, non facciamo 2 ore. Prossimo anno facciamo una giornata che inizia al mattino e finisce la sera, perché c'è possibilità di dar spazio a tutti. Anche Anna mi sta chiedendo uno spazio, quindi come da previsioni, do a Cocchi un attimo, le ragazze del film. Anna, e conclude Nudella, grazie. Niente, grazie al capo Micai, la verità la vogliamo tutti, ma bisogna fare il distinguo nome. Mi sposto, scusate un attimo dalla luce. No, solo alcune considerazioni rispetto al ruolo e alla giornata, perché è evidente che ci sono dei ragionamenti di asimmetria.
è evidente che l'attività dell'amministrazione, che è un'attività che si svolge per atti, deve essere ad agevolare il quotidiano dei nostri cittadini e nel caso specifico in particolare di quello che può essere un'attività aggiuntiva a supporto di un'associazione e degli editori di città. Io sono un po' in imbarazzo perché la piega che ha preso, ovviamente io sono in grado di rappresentare i colleghi del servizio sismico e del perché a un certo punto, nonostante quello che è successo e d'intesa con tutti gli istituti centrali dello Stato, hanno confermato la classificazione sismica di questi territori, che ad esempio già prima era con potenza massima visibile prevista 6, è venuto 5,9, ci sono dentro e non si è cambiato, è stato giusto, è stato sbagliato. C'è una serie di soggetti che non si sono riuniti, probabilmente è uscito. Anche in questo caso io faccio fatica a capire perché e se era stato più tempestivo il comportamento dell'Aquila finito in un modo o intempestivo il nostro. Quello che voglio dire è che sono passati purtroppo 6 anni, si lavora e l'amministrazione lavora solo per atti, dicevo, noi dobbiamo fare degli atti per il futuro sostanziali che servono a qualcosa. La memoria deve servire solo per imparare e non per contrapporre, perché la criticità che ne può venire è che l'amministrazione alla fine non deve schierarsi, deve dare delle garanzie. Dicevo prima, cosa importante che dobbiamo imparare da quello che è successo, di poter avere non una normativa che incasetti tutto, non ci riusciremo mai. Ogni avventura purtroppo è fine a se stessa, ogni scossa, ogni alluvione, ogni tromba d'aria. Però dobbiamo avere dei comportamenti ricorrenti per cui tutti quanti siano messi nelle condizioni di avere delle certezze nel momento in cui succede qualcosa, di sapere a chi rivolgersi ed eventualmente, cosa utile uscita anche oggi, ma a mio avviso è troppo, tra virgolette, squilibrata, capire quali sono i comportamenti rispetto ai quali strutturalmente c'è a chi rivolgersi per determinate situazioni. Allora la sintesi qual è? A disposizione come istituzione a tentare di fare quello che possiamo fare al meglio. Io trovo molto difficile però che possa essere un comitato da solo che si faccia carico di ricerca scientifica, che sia un comitato da solo che possa far carico. Io temo che dovremmo essere tutti noi, sistema di istituzioni, ad aiutare il comitato e a capire quali possono essere dei comportamenti, poi non è detto che li risolviamo. Noi stiamo lavorando, lo dicevo in apertura con la Presidente, nel gioco di ruolo tra ciò che è mio, ciò che è del Comune, ciò che è dello Stato, ciò che non è di nessuno, perché nonostante abbiamo migliaia di leggi, c'è tante cose che non sono di nessuno, si fa fatica anche ad aiutare 28 persone, si fa fatica ad aiutare 28 persone, pur con la volontà di farlo. E io dico per fortuna, in un processo di ricostruzione, rispetto al quale l'unica cosa che non sono mancati, pur essendo il paese nel momento della sua più grossa crisi economica del dopoguerra, l'unica cosa che abbiamo sono i soldi, l'unica cosa che abbiamo sono le risorse. Noi stiamo inseguendo i cittadini chiedendo che depositino i progetti a 6 anni dal sisma e gli abbiamo imposto noi delle date di chiusura per presentare le rendicontazioni. Il problema quindi probabilmente è dobbiamo studiare, quindi ben vengono tutti gli approfondimenti, tutti i contributi, però devono anche essere finalizzate a un'uscita, non semplicemente al riportare quello che ci sarebbe dovuto fare. Io sono a disposizione come istituzione a accettare tutti quelli che sono i consigli e a rappresentarli all'ente perché possono diventare qualcosa di utile. Sarà la magistratura, sarà qualcun altro, sarà il consenso, se mi ha rappresentato poc'anzi, il consenso di un magistrato illustre che è sì. Sicuramente da seguire, però noi facciamo un altro mestiere, dobbiamo cercare di dare dei servizi i più vicini a quelle che sono le esigenze reali, quindi a disposizione, se tanto noi stiamo lavorando, un punto si può fare fra un anno, di quelle che possono essere delle attività sostanziali, casomai un po' più lontane, non mi guardate male, io anch'io sono un geologo casualmente, dal sottosuolo un po' più vicino alle esigenze reali di una comunità, perché non è soltanto il problema dei genitori, è stato toccato in qualche intervento, alla fine tutti hanno avuto un amico, un cugino, uno zio, tutti hanno avuto il collega che era in cassa integrazione e se si è fatto un lavoro, è stato fatto un lavoro, tra virgolette, immaginando di fare la cosa migliore possibile e non l'ha fatta uno,
perché se alla fine si è usciti in una situazione per cui prima sentivo dei numeri, allora i numeri che abbiamo noi corretti sono, siamo entrati in questa avventura fra l'1,9 e il 2% di PIL, siamo al 2,5% di PIL rispetto a quello che si produceva prima. Siamo entrati in questa avventura, abbiamo ricordato le zone franche urbane, sono un giochino marginale, ma lo dico con tutta la correttezza del mondo, sono 39 milioni di euro. L'amministrazione tutta, non la regione, l'amministrazione pubblica ha ritenuto, su pressione nostra, di notificare come se fosse un aiuto di Stato tutto a Bruxelles. Le somme vere che sono state spese per la ripresa socio-economica non sono soltanto per le esenzioni fiscali, sono intorno ai 450 milioni di euro. Sono stati fatti, sono stati messi, sono stati per 178 della solidarietà delle altre regioni che hanno messo a disposizione delle risorse. Dallo Stato, uso una brutta parola, talvolta anche dai nostri recuperati politici, Camera e Senato hanno messo a disposizione 62 milioni di euro degli stipendi di quelle strutture. Quindi c'è stato un movimento, a mio avviso, estremamente importante in questo sisma, forse perché è venuto un momento di crisi economica generale dove in tanti hanno fatto la loro parte. Siamo arrivati al punto finale oggi di cercare di tirare delle fila. Cerchiamo tutti insieme di tirare le cose anche da poter consolidare, da trasmettere come best practice. L'ultima, e finisco una battuta. La preoccupazione è per il futuro. Perché a quella data si pagarono le tasse? Perché due settimane fa l'Aquila è sotto dei problemi. Ci siamo dimenticati che quest'estate, per l'alluvione di Asti e Alessandria del 95, ci siamo trovati negli stessi problemi. Ci sono delle regole generali, giuste o sbagliate che siano, a cui questo paese ha aderito. Non può non rispettarle e immaginare che non succeda niente. Noi abbiamo rispettato quelle regole, abbiamo negoziato con la Commissione europea. Siamo il primo terremoto, a differenza di tutti gli altri, che oltre a vedere riconosciuto il 100% delle spese per le imprese per la parte strutturale, perché è considerata sicurezza per i lavori e non competitività, ha avuto vuoto per pieno, non la dimostrazione puntuale, l'80% di tutti i macchinari e gli strumenti produttivi, e ha avuto su nostra responsabilità, perché ne ha chiesto che fosse responsabilità della regione la certificazione nel tempo, siamo gli unici che hanno avuto il riconoscimento delle scorte del prodotto finito e delle delocalizzazioni temporanee. Faccio una battuta e così ci capiamo tutti. Se abbiamo in giro per il territorio degli outlet dove ci sono dei capi in vendita con lo sconto del 70%, il riconoscere Franco Magazzino al 50% del prodotto finito vuol dire che abbiamo stappato dei comportamenti di fronte a una credibilità di un sistema territoriale, delle condizioni che non ha avuto la Germania nell'alluvione di Dresda. Allora, cerchiamo tutto quello che non ha funzionato, ma cerchiamo eventualmente la logica di costruire dei comportamenti migliori, che ovviamente spero non per noi, per chi purtroppo dovesse ritrovarsi in situazioni analoghe. Grazie, dottor Cocchi. Scusate se ci siamo ritrovati, quest'altro anno cerchiamo di organizzarci meglio, quindi adesso diamo la parola alle ragazze del film, come le ho chiamate tutto oggi, Ilaria Battistella e professoressa Storti. Abbiamo un curriculum. Prego, venite qua. Venite qua per piacere. Anche voi vi presentate, dite chi siete. Grazie per averci invitato, cerchiamo sempre di essere presenti, tanto insomma ci conosciamo già e non c'è bisogno di fare tante presentazioni, quando possiamo sempre nei limiti del tempo, del lavoro, di tutto quelli che sono gli impegni quotidiani, cerchiamo comunque di esservi sempre vicini per quello che possiamo fare noi appunto come parte creativa di tutto questo, grande questione che appunto di cui si è parlato anche stamattina.
visto che abbiamo questo film comunque ha viaggiato tanto, è stato un po' dappertutto, anche fuori Italia, e attualmente anche è seguito da una distribuzione internazionale, comunque abbiamo già detto tutto e il contrario di tutto su quanto è stato fatto in questi anni con La notte non fa più paura, io e Maria Rita abbiamo pensato oggi di fare, se resistete ancora un pochino, di leggere i titoli del film per ringraziare ancora una volta tutte le persone, una per una, che hanno contribuito alla realizzazione dell'opera. Quindi il nostro intervento, se siete d'accordo, sarà questo stamattina. Questo perché vogliamo ricordare ancora una volta che un set cinematografico è una cosa molto bella, ma è in primis un luogo di lavoro, ed un luogo di lavoro collettivo, dove quello che lo sforzo e le risorse vengono focalizzate per un unico obiettivo comune, che spero che sia appunto anche l'intento con cui siamo ritrovati questa mattina dopo tanto tempo. Detto io? Ok. Allora, La notte non fa più paura, scritto e diretto da Marco Cassini, presentato da Maria Rita Storti, produzione esecutiva e organizzazione generale Ilaria Battistella, da un'idea di Samuele Bogoni e Stefano Muroni, con Stefano Muroni, Walter Cordopatri, Giorgio Colangeli, Ivan Aloisio, Piero Cardano, Valentina Imperatori, Rosario Petix, Valeria Romanelli, Silvana Spina, Carlotta Benini, Jacopo Verini. Cast tecnico: Sandro Chessa, direttore della fotografia, fra l'altro premiato, Mauro Rossi, montaggio, Martina Colli, musiche, Giuliano Marcaccini, fonico presa diretta, Lucia Giacomin, trucco, Loredana Vitale, costumi, Samuele Govoni, comunicazione, Paolo Cirelli, aiuto regia, Caterina Massuras, segretaria di edizione, Claudio Mazzoni, primo assistente alla camera, Claudia Cagnoni, assistente di produzione, Michel Franco, primo assistente alla camera, Pablo Chieffo, secondo assistente alla camera, Guglielmo Rivera, macchinista elettricista, Francesco Castoldi, macchinista elettricista, Andrea Alvisi, macchinista elettricista, Giuseppe Giudice, assistente al montaggio, Angelica Lupi, assistente alla scenografia pre-produzione, Graziano Pinna, attrezzista, Francesco Bonanza, attrezzista e runner, Marco Caselli, runner e fotografo di scene backstage, Enrico Olvera, fotografo di scene backstage, Elena Farinelli, runner scenografia, Francesca Secchi, assistente trucco, Simona Mantovani, secondo assistente trucco, Nicolò Artioli, assistente costumi, Michele Rocchi Stefanati, traduzione in inglese, Annette Freeney, traduzione in inglese, Red Digital Studio, post-produzione video, Ermanno Guida, coordinatore di post-produzione, Adriano Patruno, online editor, Gianluca Sanseverino, colorist, Il suono del sud, post-produzione audio, Franco Tortora, messaggio audio e montaggio presa diretta e ambienti, Valeria Cocuzzi, montaggio FX. Comparse, dobbiamo ringraziare soprattutto Mirabello, Alessandro Massarenti, Alfonso Benazzo, Alice Gallerani, Andrea Malaguti, Angelica Cattani, Angelica Gambale, Anna Vanzo, Antonello Nardini, Antonella Pascuccio, Antonio Tedesco, Arianna Prandini, Beatrice Malaguti, Camilla Cavicchi, Caterina Ruggeri, Daria Scarfato, Dario Cavaliere, Donatella Rasi, Elena Nicole Matei, Elena Truocchio, Emanuele Aversa, Emiliano Chimico, Francesco Scarpato, Flavio Giuseppe Caroli, Francesca Caselotto, Francesca Panigalli, Franco De Pascali, Giada Garutti, Giampaolo Casari, Giuliana Verratti, Giulio Benini, Giulio Bonaldo, Yolanda Malo, Lara Frabetti, Lara Vincenzi, Leonardo Cattani, Loe Bonelli, Lorella Berri, Lorenzo Gamberini, Lorenzo Marescotti, Manuel Malo, Manuela Scanavini, Marco Gavioli, Maria Biscione, Martina Zaniboni, Massimo Montanari, Mattia Bui, Maurizio Prandini, Nicol Faccioli, Mirko Govoni, Paola Cornacchia, Roberto Giorgi, Roberta Sacchi, Rodica Matei, Said e Said,
Sara Marangoni, Sara Squintani, Sergio Calori, Silvia Dall'Occo, Simona Parti, Sofia Manzoli, Sofia Bottazzi, Thomas Battaglioli, Vanessa De Vito, Vincenza Caselli. Location: Vega SRL, lavorazione lamiere. Sirma, divisione complementi d'arredo di sicurezza. Prefabbricati guidetti SRL. Borgonovo Mercato Alimentare Mirabello, appartamento Giulia Bratti e Famiglia Mirabello, agriturismo Le Pradine Mirabello, campo sportivo Mirabello, scuola primaria Mirabello. Con il contributo di Provincia di Ferrara, Comitato Emilia Vitescos, Vittorio Gambale, Gambale Tegole SRL, SPI CGL Ferrara, SPI CGL Emilia Romagna, SPI CGL Veneto, Associazione Amici del Territorio di Sant'Agostino, Associazione Candidamente Bologna. Sostenitori campagna di crowdfunding. Annalisa Gianluca Fusi, Associazione Culturale Mondo Rossoni, Beatrice Lamborghini, Centro Preformazione Attoriale Ferrara, Fonè Scuola di Teatro Ferrara, Franco Soffritti, Lauro Lambertini, Leda Farinella, Lorenzo Malaguti, Marino Pedroni e Daniela Schiavi, Marta Soledad Montelongo Duarte, Paolo Bazzanini, Paolo Casittu, Paolo Pavani, Roberta Fusari, Rossana Corazzari, Sabrina Vicari, Donato Bazzanini. Hanno collaborato Intrecci Parrucchieri Ferrara, Fabrizio Menegatti, Francesco Trapella, Gianfranco Vittorio e Paolo Lodi, Hotel Ferrara, Archibugio Catering Ferrara, Maria Chiara Ronchi e Gianni Stefanati, El Garaie Bologna, Milani Mobili Mirabello, Cooperativa Il Germoglio e Ricicletta Ferrara, Calzature Mai Buffo, Stefano Chiappi Management Roma, Cinesiburta Roma, Studio Commerciale Rossi Fabri Ferrara, Service Fratelli Cartocci Roma. Si ringraziano inoltre Angela Poltronieri, Barbara Bonazzi, Cristian Patanè, Dino Bonazza, Famiglia Berini, Flavio Pistilli, Francesco Emiliani, Ivan Chiericati, Laura Saloni, Marina Bergonzini, Monica Tiedi, Nonna Papera Piadineria Mirabello, Paolo Strozzi, Proloco Mirabello, Sergio Manfredini. Abbiamo finito. Questo film è stato realizzato con il patrocinio del Comune di Mirabello e con il supporto tecnico di Protezione Civile Regione Emilia Romagna e Volontari Territoriali, Ferrara 2015. Grazie. Grazie. Mi piaceva ricordare anche che oggi Stefano Moroni si sta sposando. Quindi facciamo tanti auguri. Allora, Anna voleva dire una parola, si presenta pure lei, dirà chi è Anna e poi chiudiamo veramente con la nostra sirudella in dialetto perché noi crediamo ancora molto al territorio, con Bernardini Bruno. Grazie. Buongiorno, sono Anna De Brisco, la mamma di Visconti Giordano e mamma abusiva di Paolo Siclari, Matteo Serra e Biagio Santucci. Niente, ho da dire che questi signori oggi si sono espressi splendidamente, con maestria e professionalità. E ci hanno dato un messaggio. I morti del 29 erano evitabilissimi. Quindi a noi il fegato si è ingrossato ancora di più. Ma molte cose che i signori ci hanno fatto presente sono state dette in un'aula di tribunale, ma non sono stati accolti, chissà per quale motivo, e quindi non ci danno neppure un processo, è vergognoso. Sono stato dal prefetto, mi ha detto che se io gli portavo nuovi indizi mi avrebbe riaperto il caso. Io l'indizio l'ho trovato, ci sono stata l'altro giorno, mi ha detto che non è la sua competenza, ma chi vogliono prendere in giro? È offensivo per la mamma di un ragazzo morto in quel modo. È offensivo. Noi per i nostri ragazzi chiediamo giustizia perché li abbiamo cresciuti a pane e giustizia. È doveroso il dovere che loro avevano verso loro stessi e verso gli altri. E adesso nessuno li sta rispettando. Mettiamoci la mano sulla coscienza. Questi signori
che non facessero finire tutto quello che hanno detto in quattro mura. Si deve dire da Pordenone fino in Sicilia, si deve vedere sotto cosa c'è, perché hanno rigettato questo processo e perché non vogliono che si faccia. C'è dell'altro sotto. Vi ringrazio e chiedo scusa, scusate la mia rabbia. E anch'io purtroppo ho vissuto il momento del terremoto. Sono stato amico di questa famiglia del Saloni e ho voluto scrivere due parole ricordando loro e anche ricordando il terremoto, in dialetto ferrarese come mi è abitudine scrivere. Dopo il terremoto, la speranza. Ormai 4 anni è già passato da quella notte che non sono smisciato. D'improvviso un gran tremor, tutta balla, con un rumore. Zo dal letto con la mia signora, tra l'istinto e tanta paura. Pari scala non sono lanciato, finché in strada non sono trovato. Dopo un attimo di smarrimento, appena subito alla mia gente. Dentro in casa, a devo tornare per cercare il cellulare. Zo in garage, salto in macchina e poi va tutta trovata. La fortuna la sa assistere, ma per tanti ne bisogna sì. È che una grande desolazione in tutta la nostra popolazione e tante persone da lavorare non potrà mai più tornare. In tin fabbrica dal Frarese come quelli dal Mondese, da Bondeni e Sant'Agostino fino al Dos, Medola e lì da Zin, le strage d'operai, tutti vittime d'un vil destino. In Villeneuve, il Salassar, e l'Emilia che si snocce la si è trovata. Allora insieme dovremo lottare, per capire e ricercare, per lenire sto gran dolore, purtà con forza e con onore. È un comitato che sta creato per avere più sicurezza in attesa della verità. In memoria ricorderete quel che fu un sacrificio per donare ad al presente nuovo ambiente e più sicuro i benefici. Rivedendo il costruzione con progetti di innovazione perché l'arte dal lavoro possa restare un gran valore. Ai nostri eroi non poteva mancare anche un film per ricordare, fatto dai due con impegno, perché tangibile resta il segno, che dopo un'altra continuerà e al futuro le dà realtà. Pur tenga in cuore questa riflessione per guidare l'evoluzione, sicuro in fabbrica potrei tornare, sia da viva che da ora. Grazie. Grazie. Ha fatto anche delle fotocopie per chi le volesse, quindi adesso scendiamo un attimo. Chi vuol rimanere, non è un brindisi, è un momento conclusivo affinché il prossimo anno si possa essere ancora più numerosi e con più energia. Grazie di essere rimasti così a lungo. Arrivederci. Invece facciamo la foto per la giornalista così la lasciamo. Vero che sta per la Thank you.
al tavolo. Tavolo. C'è là, c'è la luce molto più adatta là. Qui, qui perché siete già lì. Sì. Dopo mi lasci il tuo contatto. Sì. Chi è che ci fa una foto? Venite voi.